sessuale con le canzoni senza fatte e soluzioni. La castità non darebbe più. La verginità non darebbe più. La sposa in bianco, il maschio forte, i ministri puliti, buffoni di corte, ladri di polli, super pensioni non darebbe più. Ladri di stato e stupratori, il grasso ventre dei commendatori, diete politicizzate, evasori legalizzati, potrebbe più. Auto blu, sangue blu, cieli blu, amore blu, rock and blu, potrebbe più. La Fiera Campionaria di Cagliari, voglio vedere tutte quelle bandiere sventolare, voglio sentire un urlo per accogliere gli interventi di questo pomeriggio. Diamo inizio a questo incontro con un parlamentare di lungo corso, inizia la sua carriera politica nelle fila della Democrazia Cristiana fino a ricoprire l'incarico di ministro nel governo Berlusconi. Rappresenta la Democrazia Cristiana con Rotondi, Gianfranco Rotondi, l'onorevole Gianfranco Rotondi sul palco di Paolo Truzzu, presidente. Cari amiche, cari amici, sarò nei tempi brevissimi perché vi aspetta una bella sequenza di casta prima di ascoltare, so che è la vostra attesa, il nostro Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, e siamo felici di essere qui con tutte queste bandiere che raccolgono le identità plurali e convergenti del centrodestra italiano, e siamo contenti soprattutto perché lo spettacolo che darà Cagliari da questa bellissima fiera è quello dell'unità del centrodestra italiano, che è un valore importante perché, se ci fate caso, avendo perso tutti i turni elettorali da un anno e mezzo, politici, amministrativi, comunali, regionali, avendo la sinistra avuto la capacità di dividersi, spaccarsi in due, in tre, persino la quota di minoranza che resta pur nelle sconfitte sequenziali a cui si è abbonata, ormai ha una linea del Piave dove spera di attestarsi, e cioè che non vincendo loro ci appiccichiamo noi, come si dice a Napoli. Ma siccome noi non ci appiccichiamo, ma siamo una realtà coesa che, voglio ricordarlo, ha dato 30 anni di stabilità politica a questo paese. Io guido, sia pure con un nuovo simbolo che occhieggia dai manifesti di Paolo e che vedrete sulla scheda, la Democrazia Cristiana si presenta in Sardegna col nuovo simbolo della balena bianca, come la chiamava Giampaolo Panza. Abbiamo fantasia e quindi il fumetto diventa anche proposta politica se ci sono valori ed idee. Ma io voglio ricordare a tutti, non solo ai democristiani, che dopo il 94, dopo la fine della DC, quel mondo di libertà che ha dato al paese dal 46 al 48 a venir qui la più lunga vivenza di pace e di libertà che questo paese ha potuto godere, tutto questo lo si deve fino al 94 alla Democrazia Cristiana, ma dal 94 ad oggi al centrodestra italiano, a Silvio Berlusconi, a Giorgia Meloni, a tutta quest'area politica che ha ereditato la funzione storica
delle ragioni della libertà e della democrazia. E allora lo voglio dire a Cagliari con più forza. Io, tutti i democristiani dicono spero di essere determinante, io no, spero che stravinceremo, spero che vinceremo di molte lunghezze, perché Paolo Truzzo è stato un grande sindaco di Cagliari e sarà un grande presidente della regione. Noi diamo un contributo come Democrazia Cristiana a questa vittoria, perché la Democrazia Cristiana sarda ci racconta tanto, e io da democristiano, che non sono però sardo come vedrete dall'accento, ho grande rispetto della storia specifica che la DC sarda ha avuto e che ha dato personalità, che non cito tutte perché dovrei leggere un libro di storia, alla politica nazionale. Ma se un nesso io voglio recuperare tra l'esperienza democristiana e quella del centrodestra, anche se non fossi a Cagliari, mi viene un solo nome, che è quello di Francesco Cossiga. Ed io, pensando alle lunghe conversazioni che abbiamo avuto, pensando alle ragioni ideali, Cossiga è il nesso tra la prima, la seconda e la terza Repubblica, alla quale certamente sorride di lassù. Io sono felicissimo di essere con voi qui, di dare questo contributo a una battaglia che è innanzitutto per l'Italia, per la Sardegna e per una idea di buon governo che è la definizione della buona politica ed è la ragione per la quale siamo in tanti, siamo qui impegnati ad assicurare la continuità delle nostre ragioni ideali in questa terra che ha avuto sempre la funzione di battistrada, di antesignano, di laboratorio. Dite come volete, l'importante è che domenica vinceremo, e per chi ha come simbolo la balena sarei tentato di chiudere in un altro modo, ma non lo dico io perché l'avete pensato voi. Grazie. Ringraziamo per il suo intervento che ha aperto anche questa giornata in rappresentanza della Democrazia Cristiana con Rotondi, l'onorevole Gianfranco Rotondi. E proseguiamo con un dirigente pubblico in pensione da qualche mese alla guida del movimento politico Alleanza Sardegna, che di recente ha siglato un accordo politico con lo storico Partito Liberale Italiano, attualmente guidato a livello nazionale dall'avvocato cagliaritano Roberto Sorcinelli. Rappresenta Alleanza Sardegna Partito Liberale, diamo il benvenuto a Mimmo Solina. Buonasera, buonasera a tutti. Un piccolo pensiero. Le donne sono forti e sono come uragani. Diventano indomabili, quasi irraggiungibili. Non si fermano davanti a nulla. Sono discrete e amano quasi in segreto. Hanno sguardi sicuri e il cuore pieno di lividi. Sorridono e ingoiano le lacrime. Loro sono le donne che fanno la differenza. Viva le donne! Siamo qui per dare il nostro apporto forte, coraggioso e sincero al candidato Paolo Truzzu. E tutti noi sappiamo che senza la forza delle donne non si riesce a fare niente, e questa è la regola di Alleanza Sardegna. Ecco, ho voluto inserire questo pensiero perché non nascono più i figli, perché la popolazione invecchia, e invece noi abbiamo bisogno di una forza nuova, e la forza nuova in un movimento politico così giovane la possono dare solo le donne.
E non dimentichiamoci che grazie alle donne noi possiamo superare questa situazione di grave crisi delle nascite, che possiamo superare la grave crisi relativa alla mancanza di assistenza, alla mancanza di collegamenti. Perché? Perché non abbiamo ancora avuto il coraggio di dare quello che spetta e quello che merita a tutte le nostre candidate. Quindi noi dobbiamo sostenere insieme a Paolo Truzzu e a questa alleanza, dobbiamo sostenere le candidate di sesso femminile, ovviamente insieme a quelli di sesso maschile. Ma che cosa manca in questa regione? Cosa manca in questa regione che ha tutto? Ha il sole, ha il mare, ha un suolo meraviglioso, ha delle coste bellissime. Manca una forza unita che riesca ad affermare la propria sardità, perché noi siamo sardi e orgogliosamente dobbiamo essere sardi. Noi dobbiamo esprimere tutti insieme, tutte le liste che sono rappresentate, dobbiamo esprimere una nuova classe politica. Una classe politica che dia forza a questa Sardegna, perché la Sardegna lo merita con tanto amore, con tanta passione, e con una classe politica nuova, forte, decisa, coesa, avremo anche la possibilità di far lavorare la burocrazia, cioè di cambiare quelle regole che bloccano il lavoro, perché la cosa più importante è il lavoro in questa regione. E dopo abbiamo il problema della salute, e la salute la dobbiamo portare avanti con orgoglio e determinazione, perché la sanità deve andare nei territori, perché la sanità deve essere diffusa in tutti i piccoli comuni e non deve essere solo accentrata negli ospedali e basta. Dobbiamo ricordarcelo e dobbiamo fare in modo che questa salute e questa sanità si diffonda nel territorio. Ecco, il primo pensiero che io ho voluto leggere, l'ho letto perché qualcuno ha criticato certi atteggiamenti nei confronti delle donne. Non è così e non è così. Assolutamente, la coalizione di centrodestra è unita, è una coalizione che vuole una Sardegna sarda, fiera e forte. Come fiera e forte è la Presidente del Consiglio che oggi verrà a parlare con noi. Quindi siamo in campo con passione, amore per la nostra terra, con voglia di fare, e siamo qui per sostenere Paolo Truzzu, candidato governatore. Forza Paolo, forza Giorgia, forza Sardegna! Da Alleanza Sardegna Partito Liberale ringraziamo Mimmo Solina. Lui è consigliere regionale da diverse legislature, leader e fondatore del movimento politico Sardegna al Centro 2020. Insieme ad Antonello Peru, fondamentale supporto centrista alla coalizione che sostiene Paolo Truzzu. È arrivato il momento di fare un grande applauso a Stefano Tunis! Alla fine facciamo politica per questo, per incontrare la gente, per sentire il calore dell'entusiasmo. Alla fine facciamo politica perché è da questo contatto e da questo rapporto che traiamo le idee e le motivazioni per andare avanti. E questo posto è altamente evocativo per l'impegno di un movimento come il nostro, dei candidati come i nostri, perché qui per molti anni ha pulsato il cuore dell'economia sarda. Qui per molto tempo sono state ospitate le aziende che esponevano durante la fiera i loro prodotti. Quelle aziende fiaccate dalla grande crisi del 2013, dall'incapacità di reagire, dal fatto di essere vessate, schiacciate dalla burocrazia,
e da un fisco che è diventato via via più oppressivo. Proprio qua dentro era popolato di imprenditori, era popolato di lavoratori autonomi, di tutti coloro che hanno avuto forse il colpo di grazia dal Covid. È a loro che da martedì va il nostro impegno. È a loro che rivolgeremo da subito lo sguardo, perché è a loro che dobbiamo il fatto di essere sgravati dall'enorme peso sia del fisco, sia della riscossione, sia della difficoltà di accedere al credito. Questo è l'impegno che prende da oggi un movimento come il nostro. Un movimento fatto di amministratori, di società civile, di impegno quotidiano, certo non collegato a movimenti nazionali, ma che comunque è benzina nel motore del centrodestra e non da oggi. Ci prepariamo a dare un contributo che è prima di tutto di valori, di idee, di impegno, di presenza sul territorio, ma soprattutto è un appoggio che va a una continuità di governo, che va a un modo di fare politica che è quello che interessa la gente, fatto sulle cose concrete. Mai più un giovane sardo deve lasciare per necessità quest'isola. Mai più un'azienda dovrà chiudere perché le banche non danno accesso al credito e non consentono di andare avanti. Abbiamo le risorse, abbiamo le leve finanziarie, abbiamo tutto ciò che occorre per affrontare questa crisi. Abbiamo le idee, abbiamo la forza politica per farlo. Abbiamo accumulato una buona esperienza e adesso ci rimane soltanto una cosa da fare, la farà Paolo. Paolo, domenica vai a vincere, noi saremo con te. Per Sardegna al Centro 2020, Stefano Tunis. E allora proseguiamo questa maratona qui sul palco del padiglione della Fiera Campionaria di Cagliari per Paolo Truzzu, presidente, con un consigliere regionale uscente, già sindaco del comune di Sestu, oggi esponente di spicco del partito dei riformatori sardi, fautore della storica battaglia per l'introduzione del principio di insularità in Costituzione. Rappresenta appunto i riformatori sardi, Michele Cossa! Amici, è importante che oggi siano presenti la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, i due Vicepresidenti Matteo Salvini e Antonio Tajani, i due esponenti di maggiore spicco del Governo Nazionale. Oggi è presente il Governo Nazionale ed è importante. E ve lo dice l'esponente di un partito che fa della sardità e dell'autonomia il proprio codice genetico, perché noi abbiamo bisogno del governo nazionale per attuare il principio di insularità a partire dalla continuità territoriale e perché abbiamo bisogno del governo nazionale al nostro fianco quando andremo a sedere ai tavoli della Commissione europea per trattare questioni strategiche della Sardegna. Però badate, durante questa campagna elettorale mi è venuto in mente un aneddoto. Il presidente della Francia adorava il Brasile e un giorno, durante il rientro da un viaggio di Stato, un giornalista gli chiese: «Generale, ma com'è il Brasile?» E lui rispose: «Fantastico, è la terra del domani, peccato che sarà sempre così. Noi non vogliamo essere la terra dell'eterno domani, non vogliamo essere la terra delle potenzialità inespresse, non vogliamo essere quelli che aspettano sempre un futuro che non arriverà mai. Però questo dipende da noi. Dimostreremo a noi stessi prima di tutto, ma dimostreremo ai sardi e dimostreremo al governo nazionale che la Sardegna ha le intelligenze, ha la capacità progettuale e che la maggioranza di centrodestra ha la forza e la determinazione per ribaltare questo immaginario collettivo della Sardegna. E questo lo faremo con Paolo Truzzu presidente». In rappresentanza dei riformatori sardi abbiamo appena ascoltato Michele Cossa e adesso leader
del più antico partito federalista d'Europa, il PISDAZ. È il presidente della regione Sardegna che per l'unità della coalizione ha deciso di fare un passo di lato appoggiando la candidatura di Paolo Truzzu. In rappresentanza del PISDAZ, presidente della regione Sardegna, Cristian Solinas. Buonasera, buonasera a tutti. Questa platea, questa folla di questa sera, i colori generosi del centrodestra civico e sardista stanno ad indicare che questa formula politica merita continuità, merita di vedere portati a compimento i tanti punti programmatici avviati, le tante azioni portate avanti nella legislatura più complessa della storia autonomistica. Una legislatura falcidiata dal Covid, dalle guerre, da emergenze di natura epocale. Io sono convinto che il centrodestra, che ha iniziato col contributo civico e sardista in questa legislatura a mettere mano alle grandi storture, ai grandi disastri fatti nelle legislature precedenti, pensiamo soltanto all'ATS, alla riforma sanitaria che aveva cancellato le ASL territoriali, che non ha mai avuto la forza di portare avanti il turnover dentro la sanità e che oggi ci fa pagare un prezzo assolutamente esoso in termini di mancanza di professionalità. Ecco, questa maggioranza in questi 5 anni ha avviato una riforma importante, ha bandito come mai prima concorsi per riportare capitale umano non solo nelle ASL ma nella regione, nei suoi enti. È la regione che ha maggiormente speso durante il periodo Covid per aiutare chi era maggiormente in difficoltà. Siamo la regione che ha gestito meglio quella fase, con meno contagi, meno chiusure, maggiori aiuti a famiglie e imprese. Abbiamo in questi anni chiuso l'accordo più importante sulle entrate mai siglato dalla regione Sardegna, perché mentre in passato, a fronte di qualche concessione in termini economici, ci è sempre stato chiesto di farci carico una volta della spesa sanitaria, una volta della continuità territoriale, una volta del trasporto pubblico locale. Nel 2019 l'accordo sottoscritto sulle entrate ha previsto 1,5 miliardi di entrate in più per spese per investimenti, 500 milioni di riduzione sugli accantonamenti e 100 milioni di acconti sulla compensazione degli svantaggi strutturali derivanti dalla condizione di insularità. E questo ci consentirà di avere sui bilanci della Regione per sempre 600 milioni di euro all'anno in più da destinare alle politiche attive di settore. I numeri non mentono, al netto di tutte le opinioni, di tutte le chiacchiere. Se Fitch, una delle 3 grandi società di rating al mondo, insieme a Moody's e Standard & Poor's, certifica che i conti della Regione Sardegna hanno un rating migliore di quello dello Stato italiano, significa che questi anni hanno visto un buon governo della regione da parte di questa coalizione. E se l'Istituto Tagliacarne ci dice che negli ultimi 5 anni il reddito medio pro capite in Sardegna è cresciuto del 10,3%, più che in Lombardia, più che nel Lazio, significa che le azioni intraprese sono state assolutamente efficaci. Certamente tutto questo non basta, abbiamo bisogno di portare avanti i nostri progetti sulla continuità territoriale, sul nuovo equilibrio tra urbanistica, paesaggio e territorio, abbiamo bisogno di ristabilire un corretto equilibrio nel servizio sanitario. È per questo che questi ulteriori 5 anni dovranno vedere il portare a compimento le tante azioni intraprese. Sono convinto che tutti insieme, con Paolo e con la coalizione di centrodestra civico e sardista, potremo centrare nell'interesse dei sardi e della Sardegna questo fondamentale obiettivo. Grazie, forza Varis a tutti. Il presidente della regione Sardegna in rappresentanza del PISDAZ, Cristian Solinas. E adesso, andando avanti in questo cammino di interventi, arriviamo a chi inizia la sua carriera politica da consigliere comunale di Milano.
parlamentare di lungo corso, attualmente leader di Noi Moderati, ha contribuito a costruire la componente centrista alle ultime elezioni politiche. Per Noi Moderati il piacere di avere sul palco di Truzzu Presidente l'onorevole Maurizio Lupi. Buonasera a tutti. E intanto permettetemi di dirvi un grazie. Facciamoci un caloroso applauso, perché la vostra presenza è la migliore risposta a chi pensa che il centrodestra sia diviso, a chi pensa che potrà governare questa regione solo perché mette insieme tutto il contrario di tutto, dal Movimento 5 Stelle al Partito Democratico, a chi pensa come la sinistra che non gli interessa il destino di un territorio, di una comunità, di quest'isola che deve tornare ad essere protagonista e sovrana, ma gli interessa soltanto conquistare un potere. Un grazie a voi, perché il popolo è sempre la migliore risposta a chi pensa che la politica sia il potere e il raggiungimento del potere. E permettetemi, abbiamo appena avuto un esempio, perché le parole valgono tanto, noi siamo abituati a dire parole, a parlare, siamo qui su questo palco, voi siete dall'altra parte, forse è il caso prima o poi che la politica torni a recuperare quella distanza che è sempre stata. Abbiamo appena avuto un esempio di chi ha avuto il coraggio di fare un passo indietro per fare tutti insieme un passo avanti in nome del bene che vuole la propria isola. Io credo che debba da tutti noi e in particolare da noi leader nazionali un caloroso ringraziamento, un grazie forte, un applauso forte al presidente Solinas. Ci sono pochi uomini che hanno il coraggio, in nome di un interesse più grande della propria terra e del proprio popolo, di fare un passo indietro perché insieme se ne possa fare uno più avanti. Grazie presidente Solinas. Facciamogli sentire un caloroso applauso da parte di tutti noi. È un grazie non formale. Imparate da noi, dal centrodestra, che cosa vuol dire la dignità della persona nel rispetto della dignità di un'isola. Ecco, io volevo solo dire due cose importanti. La scorsa legislatura ha visto introdurre nella Costituzione un principio fondamentale, quella che riconosce, modificando l'articolo 119 della Costituzione, siamo qui in una terra meravigliosa che è la Sardegna, troppo spesso sfruttata e troppo spesso vituperata. In questa nostra Costituzione è stato introdotto un articolo, un principio, un comma fondamentale che riconosce la peculiarità delle nostre isole, ma non si ferma e non si limita a quello. Dice anche che è dovere dello Stato e dovere di una nazione recuperare gli svantaggi che derivano dalla peculiarità di avere un'Italia bella come quella che abbiamo, ma che ha caratteristiche tutte diverse. È un articolo scritto nella nostra Costituzione, ma la vera sfida è un altro. Tante volte questi principi rimangono solo principi. Pensate a quella punto fondamentale, a quel pilastro fondamentale che è nella nostra Costituzione, il diritto al lavoro. E pensiamo a quanto questo diritto al lavoro troppo spesso viene vituperato e viene dimenticato. E la sfida del centrodestra è stata sin dall'inizio, anche con il presidente Giorgia Meloni, direi di fare un caloroso applauso a Giorgia, ringraziandola per quello che sta facendo, mettendo insieme tutti noi, insieme ad Antonio Tajani, a Matteo Salvini. Grazie, perché la vera sfida che abbiamo come centrodestra è una sola, quella di governare, cioè di dare risposte concrete alle domande e ai bisogni che ci ponete voi. Se siamo qui in Sardegna, dobbiamo dire come diamo risposta alla dignità di un lavoro che deve essere per tutti, non solo in Sardegna, ma dal nord come al sud e nelle nostre isole. E l'elemosina di un'assistenza non è dignitosa, perché è il diritto al lavoro quello che noi vogliamo, non l'elemosina di un'assistenza magari del potente e del politico di turno, che ti dà un reddito di sussistenza perché tanto devi andare sempre a bussare a quella porta. Ecco,
Così come stiamo lavorando tutti insieme perché il lavoro sia dignitoso, perché i giovani possano avere un futuro come l'abbiamo avuto noi, i miei genitori. Sono immigrati dall'Abruzzo e sono andati a Milano e hanno fatto sacrifici per permettere a me e a tanti di noi di studiare. Quanta possibilità è data ancora oggi ai nostri giovani di questo? Forse chi pensa appunto a riempire il potere o la politica che non c'entra niente con la gente non sa che questi sono i reali problemi. E allora, dicevo, aver introdotto quell'articolo 119 della Costituzione, la modifica appunto che riconosce la peculiarità di un'isola e delle nostre isole e recuperare gli svantaggi non può rimanere solo a parole. Se oggi venire in Sardegna, lo dico già da Ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture, lo sa bene anche Matteo Salvini che parlerà dopo di noi, e grazie a Matteo per il lavoro che sta facendo, facciamogli un caloroso applauso. Dicevo che se per venire in Sardegna, altro che continuità territoriale, costa di più che andare a New York, forse qualche problema ce lo dobbiamo porre, perché il problema non è solo la continuità territoriale di chi vive qui, ma la possibilità di dare pari dignità, pari opportunità a tutti i territori, a tutte le regioni del nostro paese, perché si possa competere, perché se io ti faccio correre una maratona, un 100 metri e ti metto un masso, tu puoi essere anche il più bravo di tutti, ma arriverai sempre ultimo. E il tema della continuità territoriale non è un pallino della Sardegna, è un dovere che dobbiamo raggiungere di uno Stato che ha la parola di essere dignitosa e di chiamarsi Italia, riconoscendo la peculiarità di ogni singola regione e il valore che questa regione ha, la Sardegna. Con Antonello Peru, che io ringrazio e saluto per il lavoro che sta facendo, come l'avete sentito prima, gli amici di Sardegna al centro e di Sardegna 2020, dicevamo che due erano, quando parlavamo della Sardegna, le grandi sfide che questa regione ha. La prima, protagonisti. Voi mi insegnate sempre che siete un popolo dei cittadini, ci insegnate, dignitoso. Non chiedete l'elemosina. Volete che essere protagonisti, essere metti nelle condizioni di contare, fino in fondo. Basta con i pilastri appesi al piede che ti fanno correre una corsa veloce che ti fa rimanere indietro. Protagonisti e sovrani. Cosa c'entra il protagonismo e la sovranità con un'unità? Ognuno di noi deve essere sovrano perché il cittadino è protagonista e lo Stato è al servizio dei cittadini, che ne dica il Movimento 5 Stelle, la candidata presidente Todde. Guardate, loro non vogliono le poltrone, ma poi si candidano a dire, adesso raccontano una storia, siamo avanti dove? Ricordatevi, il presidente Truzzu vincerà queste elezioni perché abbiamo il dovere di continuare a lavorare e di continuare a governare bene, facendoci misurare. Noi vogliamo farci misurare sui risultati. Se governiamo bene dobbiamo andare avanti, se sbagliamo andiamo a casa. Non sia questo vuol dire un'idea di potere giusta. E allora, protagonisti e sovrani. Sovrani, perché se uno è sovrano a casa propria, rispetta la sovranità di tutti. Se uno si sente schiavo o ospite indesiderato in un paese, alla fine non sa neanche che cos'è, né l'unità nazionale né la sovranità. Per questo siamo qui ad essere orgogliosi e coraggiosi, perché il coraggio è quello di mettere la schiena dritta, la testa alta e di dire avanti. Noi non abbiamo paura delle sfide, lo faremo insieme a Giorgia Meloni, a Matteo Salvini, ad Antonio Tajani, a tutti noi, ma innanzitutto ci metteremo al vostro servizio perché il governo nazionale possa attuare finalmente quel principio costituzionale. La peculiarità dell'insularità, la ricchezza dell'insularità ad una condizione, che gli svantaggi si recuperino. Ed è questa che vale più delle parole, i fatti. E noi ci faremo misurare coi fatti, con il presidente Truzzu e con il centrodestra che continuerà a governare il nostro paese. Grazie a tutti voi, grazie di cuore e buon lavoro in questi ultimi tre giorni. Grazie a tutti, ciao!
per noi moderati l'onorevole Maurizio Lupi. Si prosegue in quella che è una sequenza di ospiti in questa giornata dedicata a Paolo Truzzo, presidente, con un segretario, il segretario dell'UDC e deputato di lungo corso. Ha ricoperto anche il ruolo di europarlamentare, rappresentante storico dei valori cattolici. Per l'UDC, Lorenzo Cesa! Grazie. Grazie, grazie, grazie davvero. È un privilegio essere qui, perché stare sul palco e vedere tantissima gente, veramente quanta ne vediamo oggi, è straordinario. Io quindi rivolgo un saluto a ognuna, a ognuno di voi e attraverso voi a tutto il popolo sardo. Oggi, vedete, è una grande occasione anche per la Sardegna oggi, avere qui dietro il Presidente del Consiglio, i due vicepresidenti del Consiglio che sono qui accanto al candidato presidente Truzzo, che vincerà in questa tornata elettorale e continuerà a guidare come centrodestra questa regione, è una grande opportunità, una grande occasione per la Sardegna. Dico questo perché c'è la candidata alternativa, la nostra candidata che è alternativa alla sinistra, che dice di non voler voluto avere qua i leader del Partito Democratico, del Movimento 5 Stelle. La verità sta nel fatto che quei due signori non si parlano in Parlamento, c'è uno scontro continuo tra i due movimenti. Che supporto possono dargli nella risoluzione dei vostri problemi, dei problemi della gente della Sardegna? Allora oggi penso che ci sia una grande opportunità per la Sardegna, essere vicino a Truzzo. Non essere qua oggi solo di passaggio per la campagna elettorale, è dimostrare che noi gli staremo accanto dal giorno dopo la sua elezione nella risoluzione dei problemi concreti che sono stati elaborati da tutti noi in un programma fatto di poche cose, ma di poche cose concrete. Noi, come Democratici Cristiani, siamo orgogliosi di essere oggi qui, ancora con lo scudo crociato e nel centrodestra. Lo siamo qui, lo sanno bene i nostri alleati, lo siamo in Abruzzo, lo saremo in Basilicata, lo saremo in Piemonte, lo saremo ovunque. E qui siamo particolarmente orgogliosi perché noi portiamo all'interno della coalizione il nostro modo di far politica, che non è un modo di far politica urlato, è un modo di far politica fatto di buonsenso, di responsabilità, di concretezza. E questo è l'insegnamento, e permettetemi di ricordare qui un grande amico, un grande democristiano, Giorgio Oppi, a cui mi legava una amicizia enorme, che è stato un esempio per me, era il mio collega di banco in Parlamento. Ad un certo momento, voglio raccontarvi questa storia, era il 2009, era parlamentare nazionale appena eletto nel 2008, venne da me e mi disse: Lorenzo, ti devo parlare, ero segretario dell'UDC, venne a trovarmi e mi disse: voglio tornare a servire il mio popolo, mi dimetto da parlamentare nazionale, torno a fare il consigliere regionale perché io voglio continuare a fare la politica di vicinato, di vicinanza alla gente e di risoluzione dei problemi. Ecco, noi dobbiamo tornare anche a far questo, è un appello che faccio a tutti, lo faccio ai miei amici qui dietro, ma lo faccio a tutti voi, molti dei quali fanno politica. Bisogna tornare anche a una politica fatta di vicinanza alle persone, di attenzione, di ascolto e di risoluzione dei problemi. Ecco, questo vogliamo portare noi anche con l'elezione dei nostri rappresentanti all'interno del Consiglio regionale e per dare una mano veramente fattiva e concreta alla risoluzione dei problemi. Giorgio mi diceva: la mia forza è andare la mattina alle 8 in regione e uscire la sera per ultimo e ascoltare tutti e risolvere i problemi della gente. Ecco, noi vogliamo rappresentare tutto questo. Allora, è una grande opportunità per la Sardegna e io penso, per esperienza ormai ventennale, che nessun sindaco, nessun presidente di regione può fare a meno di un collegamento col governo nazionale, con l'Europa. Noi siamo qui per questo, per dire che Truzzo non sarà solo, che staremo insieme a lavorare per risolvere i problemi della Sardegna, che sono tanti e che dobbiamo affrontare con molta determinazione e con molta concretezza. E questo è quello che vogliamo fare. Allora, cari amici, amiche, mettiamocela tutta. Io penso che valga la pena farlo, perché
abbiamo un'opportunità che ci viene data prevalentemente dall'Europa che non ci possiamo far sfuggire. Abbiamo risorse enormi che arriveranno anche in Sardegna, poi lo dirà meglio di me Giorgia, lo diranno i vicepresidenti del Consiglio, che devono essere utilizzate al meglio. Quindi io l'augurio che faccio è che vengano elette persone capaci, concrete, che ci mettano l'anima nel lavoro che si fa e che si risolvano i problemi della gente pensando soprattutto alle future generazioni, che sono il pensiero di uno che fa politica come me, ma che chi dobbiamo pensare se non ai giovani, al futuro dei nostri giovani, al futuro dei nostri figli, a cui non bisogna dare solo speranza, ma bisogna dare certezze attraverso la risoluzione dei problemi concreti che si devono affrontare con la capacità che serve oggi. Quindi un in bocca al lupo e ringrazio tutte le candidate, i candidati di tutti i partiti, di tutti i movimenti che ci hanno messo la faccia. Ringrazio ancora una volta ognuna, ognuno di voi. Viva la Sardegna, viva Truzzo, prossimo presidente della Regione Sardegna. Un abbraccio davvero di cuore a ognuna e a ognuno di voi. Ringraziamo il segretario dell'UDC Lorenzo Cesa, e adesso il prossimo che salirà su questo palco possiamo dire essere il padrone di casa, ma siccome è uno tra i più attesi in questa giornata vi facciamo compagnia con pochissimi minuti di musica e poi lo avremo, così come tutto il resto dei grandi ospiti che sono qui per sostenere Paolo Truzzu presidente. Regia, musica, voglio vedere le bandiere sventolare. Ma il cielo è sempre
come dicevo poco fa, con chi praticamente è il padrone di casa di questa giornata, storico militante della destra fin dalla giovane età, presidente del Movimento Universitario di Alleanza Nazionale, ha ricoperto la carica di consigliere regionale, attualmente è sindaco di Cagliari. Dopo aver ricoperto in passato il ruolo di presidente di circoscrizione, è stato scelto nell'isola dalla coalizione di centrodestra, civica e sardista come candidato alla presidenza della regione Sardegna. Signore e signori, il sindaco di Cagliari, candidato a presidente della regione Sardegna, Paolo Truzzo! Grazie. Sono d'accordo. Eccoci qua. Grazie, grazie a tutti per quello che avete fatto fino ad oggi. Qui davanti a me vedo tante facce che ho avuto occasione di incontrare nel corso di questa campagna elettorale che mi ha portato in più di 150 comunità, che mi ha fatto incontrare tanti amministratori, che mi ha fatto incontrare tante imprese, tanti cittadini, tanti sardi. E lo spettacolo oggi è bellissimo e vi vorrei far salire uno a uno per vedervi, per farvi vedere, perché siete veramente fantastici. E credo che anche voi mi vediate, giusto? Mi vedete? Sì! Mi vedete? Ecco, io ve l'ho chiesto perché nei giorni scorsi è venuto un signore a fare una campagna elettorale in Sardegna, un signore che si chiama Conte. Di nome, ma non di fatto. E ha detto che sono un ologramma, che sono sparito. Io ero a incontrare tutti voi e oggi vorrei che tutti assieme gli si possa dire che il 26 febbraio ci vedrà arrivare! Vedete, il 25, il giorno delle elezioni, sarà una giornata importante per tutti noi. Non perché si elegge il Presidente della Regione, non perché si eleggeranno 60 nuovi consiglieri regionali e badate nemmeno perché queste elezioni hanno assunto un rilievo nazionale e qualcuno dice che avranno una ripercussione sugli equilibri di governo, sugli equilibri all'interno della coalizione, che saranno un problema per le europee. Queste elezioni sono fondamentali perché in gioco c'è il futuro dei sardi e della Sardegna. E la scelta che ognuno di noi ha oggi, che ognuno di voi ha, che ognuno di voi deve comunicare agli amici, ai parenti, ai simpatizzanti, a tutti gli elettori, è la scelta tra la coalizione di centrodestra, civica, sardista, autonomista, che è la portatrice dei valori di libertà, di democrazia, di rispetto, di dignità, di lavoro, tra chi ha tutti questi valori e chi invece, per interessi di partito, per logiche di potere, per l'occupazione delle poltrone, ha voluto fare della Sardegna un esperimento, ha voluto fare della Sardegna una cavia. Noi non siamo la cavia del PD e dei 5 Stelle.
un esperimento che si è già rotto prima di iniziare, tant'è vero che si sono divisi addirittura in tre rivoli. E badate, dovete spiegare a tutti che quella è la scelta peggiore per la Sardegna, perché significa affidare la Sardegna all'ideologia grillina che già ha governato questo paese e ha dimostrato che cosa non è capace di fare. E la scelta il 25 febbraio è tra chi ha coraggio, chi ha avuto coraggio, chi ha avuto il coraggio di fare, di anteporre l'interesse personale a quello generale. Chi non ha badato al semplice consenso, al prossimo appuntamento elettorale, ma al futuro della propria comunità. In questi 5 anni di governo della mia città, della nostra comunità, della città metropolitana, abbiamo sempre messo al primo punto gli interessi dei nostri cittadini. E dall'altra parte chi c'è? C'è chi ha incatenato già in passato la Sardegna, Renato Soru, chi con le sue scelte ha dimostrato di non volere il bene dei sardi e chi già è stato sonoramente bocciato dai cittadini sardi. O ancora chi vuole condannare l'isola a un futuro di assistenza, di sussidi e che non ha idee sul futuro della Sardegna è l'unica cosa che ha trovato di meglio da fare in questi 5 giorni. In questi 5 giorni di campagna elettorale è stata attaccare il centrodestra, attaccare Paolo Truzzu e attaccare la città di Cagliari. Ve lo dico, in alcuni momenti mi è sembrato di assistere più a una campagna per le prossime elezioni comunali che per queste elezioni regionali. Si è voluto accusare il sindaco di questa meravigliosa città di ogni responsabilità, di ogni colpa. Addirittura una delle colpe che mi è stata data è che Cagliari è entrata tra le 10 città più inquinate d'Italia. Peccato che chi l'ha ricordato si è dimenticato di dire che Cagliari è la 23esima città in Italia per qualità della vita, che è la prima città del centro-sud in tutte le classifiche, che siamo la prima città per la raccolta differenziata, che siamo al 9° posto sull'innovazione. E badate, in questi giorni anche il Times ha citato Cagliari e ha detto che è la miglior città del Mediterraneo da visitare. Ma secondo voi una città brutta, sporca, distrutta, devastata potrebbe essere una città che il Times consiglia di visitare ai suoi lettori, il principale quotidiano internazionale? E si sono dimenticati anche di dire che Cagliari è la città italiana con più autobus, anche più di Milano. E sapete perché? Perché li abbiamo acquistati noi, perché stiamo rinnovando la flotta per combattere l'inquinamento. E l'unica che non se ne è accorta è Alessandra Todde. E non se ne è accorta solo per un motivo, perché è già al capolinea. E allora oggi, il 25 febbraio, la scelta è tra chi metterà sempre, sempre la difesa dei diritti dei sardi e della Sardegna al primo posto, anche nel rapporto che andremo a creare col governo e con l'amica Giorgia Meloni, a cui noi non chiederemo elemosine. Non andremo a lagnarci col governo, andremo a dimostrare che siamo capaci, sappiamo spendere le risorse, siamo più bravi degli altri, siamo più bravi delle altre regioni, vogliamo altre risorse e dimostreremo che abbiamo ragione sulle nostre richieste e che quelle sono richieste giuste non solo per la Sardegna ma per tutta l'Italia. E ancora, la scelta è sempre tra noi e chi invece ha già dimostrato
di non essere capace di difendere gli interessi e dei diritti dei sardi e del nostro mondo produttivo, chi ci ha condannato al sottosviluppo creando una strategia energetica totalmente fallimentare, chi ha aperto le porte alle multinazionali che stanno invadendo il nostro territorio. È il governo Draghi e il centrosinistra. E ancora, sì, anche le paleoliche, è merito a loro. E ancora la scelta è tra chi ha un'idea di Sardegna, tra chi non solo pensa ai prossimi 5 anni, ma è convinto che tutti assieme dovremmo costruire un grande piano di sviluppo per la Sardegna, per i prossimi 20 anni, che vada oltre le maggioranze, che sia il vero piano dei sardi, che possa avere una collaborazione con il governo e che possa garantire la continuità territoriale per le persone e per le merci, che possa creare in Sardegna il più grande polo della ricerca con l'Einstein Telescope. E voglio ringraziare il governo Meloni. Che ha già stanziato e ha dimostrato con i fatti cosa significa lavorare per la Sardegna, stanziando 950 milioni di euro per avere l'Einstein Telescope, per creare occupazione e ricchezza per tutti. E faremo un grande piano infrastrutturale che farà sì che avremo strade nuove, ferrovie nuove e un cantiere in ogni comune, così non si lamenteranno solo i cittadini cagliaritani. Perché dietro i cantieri c'è la ricchezza, c'è lo sviluppo, c'è la vita delle comunità. E lavoreremo per garantire anche l'assistenza ai più fragili e ai più deboli. Lavoreremo senza fare una nuova riforma sanitaria, ma potenziando la sanità territoriale, perché quello che dobbiamo garantire sono le cure di prossimità ai più fragili, ai più deboli, agli anziani, vicino a casa. E lavoreremo anche per avere una Sardegna che non solo è geograficamente al centro del Mediterraneo, ma per una Sardegna che sa ponte tra l'Africa mediterranea e l'Europa. Noi siamo la regione candidata a costruire i rapporti tra i popoli europei e la sponda sud del Mediterraneo. E lavoreremo anche per garantire la dignità, il lavoro, le opportunità anche per le zone interne. Ho voluto incominciare la mia campagna elettorale dal comune più piccolo, Baradili, 79 abitanti, perché tutti i sardi sono uguali, tutti i sardi hanno la stessa dignità e dobbiamo lavorare per garantire opportunità con la fiscalità di vantaggio anche per le zone interne. E lavoreremo e stiamo già lavorando per rilanciare anche l'industria nella nostra isola. E proprio in questi giorni, lo voglio annunciare qui, domani è convocato il tavolo al Mimit per siglare l'addendum di Euroallumina e dopo anni e anni di assenza riprendere la produzione. E lavoreremo per garantire dignità e opportunità al comparto più importante della nostra terra, l'agricoltura. Il 25% delle imprese sarde sono imprese agricole, sono capaci di produrre grandi eccellenza, vivono oggi un mondo di sofferenza. Vediamo quello che sta succedendo anche non lontano da qua. Noi creeremo un sistema che sia capace di accompagnare le imprese negli investimenti e non nella ricerca solo dei sussidi, perché sappiamo che i veri agricoltori, quelli che amano la loro terra, quelli che sono custodi del territorio, vogliono avere le opportunità per far crescere le loro aziende. E allora la scelta è tra chi ha un'idea, ha un progetto e chi invece nemmeno lo nasconde, si mette assieme solo per battere le destre. Ecco, noi batteremo le sinistre, ma non ci interessa questo, ci interessa garantire un governo fatto dai sardi per i sardi, ci interessa offrire opportunità a tutti, ci interessa avere
un governo che sia in grado, come abbiamo fatto al governo della città in questi 5 anni, di fare non ciò che conviene per qualcuno, ma ciò che è giusto per tutti, per i sardi e per la Sardegna. E allora io adesso vi lascio, però ho bisogno di farvi un appello importante. Ho bisogno di farvi un appello importante, perché abbiamo detto che siete tantissimi, ma badate, per vincere le elezioni qui non bastiamo. Dobbiamo avere la capacità di convincere ogni nostro amico, ogni nostro conoscente, ogni nostro parente per andare a votare il 25 febbraio. E votare che cosa? Io voglio sapere, anzi ve lo chiedo, alzi la mano chi di voi andrà a votare il 25 febbraio. Alzi la mano chi il 25 febbraio voterà centrodestra. Alzi la mano chi il 25 febbraio voterà Paolo Truzzu. E allora, cari amici, vi lascio ad Antonio Tajani, Matteo Salvini e Giorgia Meloni, ma non c'è tempo da perdere. Usciti da qua, andate a cercare voti. Ringraziamo il primo cittadino di Cagliari e candidato a presidente della Regione Sardegna, Paolo Truzzu! Voglio sentirvi! E andiamo verso la parte importante, anche conclusiva, di questa giornata, di questo pomeriggio. È arrivato il momento del leader della Lega, che nel corso del suo mandato si è radicata ed è cresciuta su tutto il territorio nazionale. È stato fondamentale per la vittoria del centrodestra alle ultime elezioni politiche. Attualmente ricopre l'incarico di vicepresidente del Consiglio e ministro dei trasporti. Signore e signori, il vicepresidente del Consiglio, qui sul palco di Paolo Truzzu, presidente, l'onorevole Matteo Salvini! Grazie, grazie di cuore. Siete quello che permette a questa terra di essere una terra di orgoglio, di passione, e soprattutto dimostrate quello che i compagni a sinistra non possono dimostrare: siamo insieme, siamo uniti. I litigi e le divisioni le lasciamo agli altri. Io ovviamente, prima di fare il segretario della Lega, faccio il ministro dei trasporti e delle infrastrutture, e quindi voglio parlare di quello che la sinistra per 50 anni non ha fatto per i trasporti in Sardegna, aggiungendo quello che questo governo sta facendo per le donne e gli uomini di Sardegna, sperando che i giornalisti, più che quelli nazionali, quelli locali, che sono attenti. E io ringrazio la stampa, le radio e le televisioni locali della Sardegna, che fanno molto più servizio pubblico rispetto a qualcun altro, che sta cancellando la Sardegna dal panorama nazionale. Avete visto una trasmissione televisiva sulle reti nazionali che parla di Sardegna? Avete visto un talk show, un dibattito su una delle grandi televisioni nazionali che ricorda che la Sardegna esiste, che i sardi esistono, che i sardi pagano le tasse? Ecco, questo popolo a Cagliari oggi pomeriggio urla alle televisioni di Roma un principio: la Sardegna esiste, la Sardegna c'è,
La Sardegna ha una lingua, la Sardegna ha una bandiera, la Sardegna ha una storia, una cultura, un'identità. E domenica la Sardegna vota. Un anno vota e a occhio vince un signore che si chiama Paolo Truzzu. A occhio. Poi in democrazia scelgono i cittadini, però da ministro non posso venire a portarvi chiacchiere, da ministro vi porto quello che in un anno e tre mesi di governo ho fatto e abbiamo fatto per questa terra. Strade. Io ho trovato una situazione delle strade in Sardegna indegna di un paese europeo nel 2024. Abbiamo progetti per 5 miliardi di euro per migliorare la viabilità in Sardegna. Penso alla Sassari-Olbia, penso alla Sulcitana fra Cagliari e Pula, penso alla Cagliaritana, penso alla strada statale 131 Carlo Felice. Mentre la sinistra parlava di Sardegna, noi in poco più di un anno stiamo aprendo cantieri che non si vedevano da tanti anni in Sardegna, perché il diritto a viaggiare in sicurezza è un diritto anche di chi vive a Cagliari, a Sassari. Le ferrovie, la sinistra a Bruxelles, però di questo parleremo quando si voterà per le elezioni europee. Prima vinciamo le regionali e poi andiamo a cambiare l'Europa. La sinistra pensa, e si può fare, la sinistra pensa che per aiutare l'ambiente bisogna mettere al bando le auto a diesel e a benzina, mettere fuori legge dal 2035, impedire di vendere o di comprare dal 2035 le auto a benzina e a diesel. Non è un aiuto all'ambiente, ma è un aiuto alla Repubblica Popolare Comunista Cinese, né più né meno. È una follia ambientale, economica, sociale, giuridica. Come si aiuta l'ambiente? Investendo sulle ferrovie. Il ministro Salvini arriva a ottobre 22 al ministero e trova che c'è un solo capoluogo di provincia in Italia, uno, c'è solo un capoluogo di provincia in Italia che nel 2022 non è collegato alla rete ferroviaria. E guarda caso, per la distrazione di chi ha governato nei decenni passati, questo capoluogo di provincia che non è collegato alla rete ferroviaria, dove si trova? In Sardegna. Parlo di Nuoro, dalle parole ai fatti. A settembre arriverà il progetto per collegare Nuoro alla rete ferroviaria sarda, perché non possono esserci italiani di serie B. Entro l'estate, dopo non so quanto tempo. Porti, tutti a parlare di porti. Stiamo investendo 215 milioni di euro per migliorare i porti della Sardegna, il porto canale di Cagliari, Porto Torres, Oristano, che non può essere un porto di serie B, aeroporti. Stiamo investendo 40 milioni di euro per sistemare l'aeroporto di Cagliari e l'aeroporto di Olbia, e da ministro vi do la mia parola che gli aeroporti di Sardegna non finiranno mai per essere un monopolio sulla pelle dei sardi. Non si può speculare sulla pelle dei sardi. E questo, ovviamente a sinistra c'è qualcuno che ha interessi ad avere il controllo della Sardegna, non per motivi ideali, per altri motivi. E io mi sto battendo per la Sulcitana, per il semaforo di Selargius, per la ferrovia a Nuoro, per sistemare la capitaneria a Porto Torres e per collegare Sassari a Olbia, perché la Sardegna, per qualche nostro collega di sinistra a Roma, esiste solo quando qualche turista deve venirci in vacanza a Ferragosto. Io da ministro voglio una Sardegna
a misura di sardi 365 giorni all'anno, non solo nella settimana di Ferragosto. Acqua. Dal mio ministero dipendono le dighe e l'acqua. Ho l'orgoglio di potervi dire che stiamo investendo 350 milioni di euro e spero domani di leggere su qualche giornale queste cifre, perché mentre i 5 Stelle lavorano di notte per smontare quello che noi costruiamo di giorno, noi stiamo portando in Sardegna investimenti concreti e abbiamo rimesso in appalto, e ci sono andato personalmente con gli amministratori, con gli agricoltori e coi pastori, dopo 34 anni i lavori per la diga di Combidanovu nel cuore della Sardegna, per permettere agli agricoltori di fare il loro lavoro. 34 anni persi. Sulla casa stiamo investendo 56 milioni di euro per sistemare quasi 500 appartamenti popolari, fra cui 65 nella vicina Quartu Sant'Elena. Sulla scuola ho incontrato dei rappresentanti degli studenti superiori sardi. Non chiacchiere. La sinistra, coi suoi sindacati, ha occupato la scuola e le cattedre per 50 anni e adesso ci sono scuole che cadono a pezzi. Noi, senza chiacchiere, stiamo investendo sulle scuole della Sardegna 502 milioni di euro per aiutare gli studenti sardi ad avere delle scuole dignitose, palestre, aule magne. Questo è mio dovere raccontare quello che da ministro delle infrastrutture sto facendo, visto che lo stipendio me lo pagate voi. Poi c'è qualcosa che non dipende da me, che però come segretario della Lega, come papà, come italiano, come imputato in un processo, perché penso di essere uno dei pochi ministri, non in Italia, in Europa, che ogni mese va sul banco degli imputati con l'accusa di sequestro di persona, perché ho bloccato gli sbarchi dei clandestini, perché era un mio dovere bloccare gli sbarchi dei clandestini. Non era un mio piacere, era un mio dovere farlo. Per fare questo, il vostro applauso mi scalda il cuore, però la pena prevista dal codice penale per sequestro di persona aggravato e continuato anche a danni di minore e rifiuto dati ufficio sono 15 anni di carcere. Io penso di aver agito per difendere gli italiani, la legge, i confini e la dignità di un popolo. Se venissi condannato, l'ultima delle cose che farò è arrendermi. Se venissi condannato, sarò, a nome del popolo italiano, orgoglioso di finire in galera per aver difeso i confini del mio paese. Questo lo dico oggi e lo ripeterò in aula. Vogliono arrestarmi? Vengano, vengano. Però, visto che le cose si fanno bene se si devono fare, arrestato per arrestato, prima verrò a farmi due passare a Cagliari e a Sassari a prendere a pedate nel sedere la mafia nigeriana che sta occupando pezzi di città in Sardegna. Non c'è spazio per la mafia nigeriana in terra di Sardegna e in Italia. Se volete vendere droga, andatevene al vostro paese e non qua in Sardegna a rovinare la vita e la salute dei nostri ragazzi. E poi io non vedo l'ora che arrivi domenica per rendere giustizia di tante chiacchiere. La scelta per la Lega, per Truzzu, per il centrodestra, per la Sardegna non è solo una scelta economica. Col governo di centrodestra il 2023 si chiude con il record storico di posti di lavoro a tempo indeterminati creati in Italia. E quello di domenica sarà in Sardegna un referendum. Da una parte il valore del lavoro. Per me, per la Lega, per Paolo, per il centrodestra, il lavoro è sacro.
una donna e un uomo che hanno un lavoro tornano a casa la sera a testa alta guardando negli occhi i loro figli. Dall'altra parte c'è il disvalore del non lavoro. Ti pago per stare a casa a non lavorare. Caro Conte, fallo a casa tua, non in terra di Sardegna. Qua c'è gente che andava in miniera. Alcuni dei vostri genitori, dei vostri nonni in passato sono immigrati e sono andati in Svizzera, in Belgio, in Canada, negli Stati Uniti a lavorare, a portare sacrificio, non a pretendere partendo da Cagliari o da Nuoro: voglio la casa, voglio il bonus, voglio lavoro, voglio, voglio, voglio. In Italia c'è spazio per accogliere le donne e i bambini che scappano dalla guerra, le donne e i bambini che scappano dalle bombe dell'Ucraina, ma non c'è spazio per scippatori e stupratori. Questi devono assolutamente essere riportati da dove sono venuti, non perché siamo cattivi, ma perché siamo giusti. E quella di domenica, io vi ho fatto un elenco di strade che stiamo progettando, strade, ferrovie, superstrade, dighe, allargamento dei porti, lavori negli aeroporti, caserme dei carabinieri, comandi dei vigili del fuoco. Se qualcuno pensa di lasciare la Sardegna in ostaggio ai 5 Stelle, voi capite bene che tutti questi miliardi di euro di investimenti, stiamo parlando di 10 miliardi di euro, messi in mano agli amici di Toninelli, noi non riusciamo a scavare neanche un tombino in Sardegna. È questa la scelta che si fa domenica. È questa. Da una parte la Sardegna che viaggia, che ha diritto ad avere strade, superstrade, ferrovie moderne ed efficienti, dall'altra parte qualcuno che pensa che in Sardegna si possa andare in giro in monopattino insieme a Conte e a Toninelli. Questa è la scelta di domenica prossima. Sviluppo e nulla, futuro e passato. Ma lo dico perché a sinistra hanno il vizietto. Oggi leggevo, io domani faccio un sopralluogo a un ponte in Sardegna, al Ponte Diana, chiuso dal 2022 con tutti i problemi per le comunità del posto. Domani vado a fare un sopralluogo, ringrazio i tecnici che ci stanno lavorando e lo riconsegneremo entro questa estate, entro giugno, alla comunità locale. Però non avete idea dei ricorsi quando vuoi fare un'opera pubblica in Italia: è la TAV, è il MOSE, è il TAP, è l'alta velocità. Oggi ho letto che la Procura di Roma ha aperto un fascicolo contro ignoti per il ponte sullo stretto di Messina. Io, finché mi fate fare il ministro, vado in ufficio per fare le opere pubbliche che servono a questo paese. E non saranno la sinistra, qualche giudice o qualche giornalista di sinistra a fermarmi e a mettermi paura. Assolutamente. Ultima riflessione. Stiamo parlando di cose molto concrete. Stiamo parlando di case popolari, di scuole, di strade, di porti, aeroporti, perché le chiacchiere le lasciamo agli altri. Però quella di domenica è anche una scelta di vita, perché al di là dei temi concreti di cui ho parlato in questi minuti, io la penso in maniera assolutamente diversa rispetto alla Todde, a Conte o alla Schlein. Io rispetto l'idea di tutti, però vi faccio un esempio di un'altra sentenza della magistratura italiana degli ultimi giorni, e ve lo faccio perché quando divenni ministro dell'interno fu uno dei primi simboli a cui misi mano. Ovviamente il ministro dell'interno si occupa di combattere mafia, camorra e 'ndrangheta, di portare via le ville ai mafiosi per darle alle famiglie dei ragazzi disabili, si occupa di spaccio di droga, e anche su questo chi sceglie la Lega e il centrodestra fa una scelta di vita. Per qualcuno a sinistra ci sono alcune droghe lecite che si possono legalizzare. Per me ogni droga è merda. Per me la droga è morte.
non ci sono droghe buone, non ci sono droghe simpatiche, non ci sono droghe che fanno bene, anzi, nel codice della strada, e lo dico ai giornalisti perché questa è una notizia di mezz'ora fa, che arriverà finalmente in aula del Parlamento il 1° di marzo, ho previsto e l'ho scelto da ministro e da papà il ritiro della patente per chi viene trovato alla guida drogato, perché drogarsi è da coglioni, mettersi alla guida da drogati è da doppi coglioni. Non c'è droga buona, non c'è droga permessa, chi spaccia droga vende morte, chi spaccia droga uccide il cuore e l'anima di una generazione, e i nostri giovani in Sardegna come in Italia sono il futuro. E vi dicevo, settimana scorsa c'è stata un'altra sentenza. Io arrivai al Ministero e fra tante cose, gli sbarchi, la Camorra, i Casamonica, però mi dissero, ministro, sui documenti, sui moduli pubblici, per richiedere un documento, hanno tolto due parole che per me sono le due parole più belle del mondo. Sono le due parole più belle del mondo. Ebbene, il governo di sinistra che l'ha preceduta ha tolto dai documenti pubblici che i cittadini devono compilare quando vanno in comune le due parole più belle del mondo, perché per qualcuno erano discriminatorie, per qualcuno erano un problema, e hanno tolto queste due parole e le hanno sostituite con altre due parole. Avevano tolto mamma e papà e avevano messo genitore 1 e genitore 2. Io sono arrivato al Ministero, ovviamente avevo problemi ben più grandi rispetto ai moduli comunali, però anche i simboli fanno la differenza, e quindi abbiamo fatto tutta un'altra fila per rimettere al loro posto quello che non è necessario essere credenti o non credenti, quello che è, perché è così, può essere di destra, di sinistra, eterosessuale, omosessuale, transessuale, può essere bello, brutto, grasso, magro, però se siete qua, se siamo qua, è perché alle spalle abbiamo avuto una mamma e un papà che ci hanno messo al mondo e ci hanno voluto bene. Ebbene, settimana scorsa esce un parere giuridico per cui bisogna ritogliere mamma e papà dai documenti per rimettere genitore 1 e genitore 2. A parte che da papà io non ho ancora capito se sarei genitore 1 o genitore 2, però genitore 3 probabilmente, sì. Però si apre il dibattito. Però siccome anche i simboli fanno la storia di un paese, il passato è il presente e la radice del futuro. E quindi domenica è una scelta. In Sardegna ovviamente la priorità è avere ospedali all'avanguardia, e penso non solo alle grandi città, penso a quando sono stato settimana scorsa nel cuore della Sardegna, nell'Ogliastra, a Lanusei. Qualcuno dice bisogna chiudere i piccoli tribunali e i piccoli ospedali, giù le mani dall'ospedale di Lanusei e dal tribunale di Lanusei. Guai a chi pensa di sradicare le scuole di montagna. Però la scelta di domenica è anche questa. C'è una sinistra, PD e 5 Stelle, che legittimamente, io non dico votate Truzzu e votate Lega, perché di là c'è il Soviet, c'è Stalin, c'è Togliatti e ci sono i comunisti che mangiano i bambini. Di là c'è un'idea diversa dalla mia, e io sono orgoglioso che il centrodestra sia diverso, perché l'ultimo argomento che è rimasto alla signora Todde è votateci, perché se no arrivano i fascisti. Nel 2024 non ci sono i fascisti. Qua non ci sono fascisti. Il fascismo non torna, la dittatura non torna, fortunatamente. E quindi dirsi fascista nel 2024
è quantomeno fuori dal tempo. Aggiungo una riflessione: anche dirsi comunista nel 2024 è abbastanza bizzarra come scelta di vita, però siamo in democrazia, quindi qua ci occupiamo di ospedali, di scuole, di strade, di continuità territoriale per abbassare il costo degli aerei e dei traghetti per chi deve andare a lavorare sul continente. Quindi domenica è una scelta di vita, dal mio punto di vista, fra chi vuole andare avanti e chi ha la cattiveria, l'odio, la rabbia nel cuore e vuole tornare indietro. Io vi chiedo di fare questi ultimi 3 o 4 giorni di campagna elettorale portando non odio e rabbia nei confronti degli altri, ma portando nei paesi della splendida terra di Sardegna idee e sorrisi. Lasciamoli ai comunisti, i musilunghi, se ancora comunisti ci sono. E quando ero bambino e c'era davvero il Partito Comunista, che si occupava però degli operai, dei pescatori, dei precari, degli insegnanti, degli artigiani, non dei monopattini elettrici. Il Partito Comunista di Berlinguer era una cosa seria, che si occupava di problemi seri, non di genitore 1, genitore 2 o del velo islamico che a casa mia non è segno di progresso. Il velo islamico e la donna coperta stiano lontani dalla Sardegna. Questo è. Quindi col sorriso io sono raffreddato ma determinato. Possiamo e dobbiamo vincere le elezioni domenica, perché è giusto, per completare i 5 anni trascorsi. E permettetemi di dire che su questo palco oggi, sia su questo palco che fra di voi, io ho visto e sentito una cosa bellissima che a sinistra non succede. Su questo palco ho sentito le stesse parole dal governatore uscente, dal governatore entrante, e fra di voi vedo la stessa amicizia. Fatemi dire grazie a Christian Solinas e buon lavoro a Paolo Truzzu. Fatemi dire che l'unità che state dimostrando è la cosa più preziosa, è il valore più prezioso. E in chiave nazionale, ve lo dico e ci stavamo sorridendo, più su qualche giornalone, più sul Corriere e sulla Repubblica provano ad allontanare me e Giorgia, più io e Giorgia andiamo avanti insieme, compatti, come una sola persona, per 5 anni, non un minuto di meno. Più provano a farci litigare, più cementano quella che non è solo un'alleanza politica, ma la cosa più preziosa di questi 15 mesi è che in Giorgia non ho trovato un'alleata e un ottimo presidente del Consiglio, sto trovando un'amica. E in politica questo fa la differenza. Fidatevi. Vi ringrazio, vi auguro buona conclusione di questa campagna elettorale e chiudo con quello che i ragazzi della terra di Sardegna portavano avanti per vincere un secolo fa. Avanti Sardegna e forza Paris! Andiamo a vincere! Grazie per il suo intervento al Ministro dei Trasporti e Vicepresidente del Consiglio Matteo Salvini! E adesso proseguiamo in questa carrellata per Paolo Truzzu, Presidente, con il segretario di Forza Italia, che ha raccolto il testimone da Silvio Berlusconi, compito non facile che sta svolgendo nel migliore dei modi, contribuendo al rafforzamento del suo partito in tutta la nazione. Attualmente ricopre l'incarico di vicepresidente del Consiglio e ministro degli Esteri. Signore e signori, sul palco di Paolo Truzzu, Presidente, Antonio Tajani!
Noi ci siamo tutti uniti. Mi dispiace per i signori della sinistra che sono divisi, mi dispiace per i giornali di sinistra che dicono che siamo sempre a litigare, invece pace all'anima loro, noi andiamo d'amore e d'accordo e lavoriamo per vincere le elezioni. Lavoriamo insieme per vincere le elezioni in Sardegna, in Basilicata, in Abruzzo, in Piemonte, in tutta Italia e anche in Europa. Quindi si mettano l'anima in pace. E anche si rendano conto che in Italia e neanche in Sardegna nessuno ha paura di noi, perché noi siamo persone serie, credibili, affidabili, responsabili, siamo persone per bene, che ne dicano loro, nessuno ha paura di noi, anzi forse hanno paura di loro perché non sono in grado di governare, perdono dappertutto, però noi stiamo lavorando per risolvere i problemi della Sardegna. Questa regione merita che si faccia ancora di più. Abbiamo governato, io ringrazio il governatore Solinas per il lavoro che ha fatto, ora c'è un altro candidato, il sindaco di Cagliari farà benissimo, come ha fatto bene il sindaco di Cagliari, farà bene anche il presidente della regione, con il leale sostegno di tutto il centrodestra. Stiano tranquilli, e signori della sinistra, che nessuno di noi vuole andare a pescare nel mare dell'alleato, tantomeno Forza Italia. Noi non cerchiamo di andare a rubare voti a Fratelli d'Italia o alla Lega o agli altri alleati. C'è uno spazio politico enorme tra Giorgia Meloni e Elly Schlein che noi vogliamo occupare. Noi vogliamo allargare i confini del centrodestra con un lavoro di squadra. Con un lavoro di squadra. E c'è il grande partito dell'astensione. In questo momento, con tre guerre ai confini, l'Ucraina, Gaza, Israele, Mar Rosso, la gente vuole sicurezza, vuole certezza e noi vogliamo dare quella certezza agli italiani, come la vogliamo dare ai sardi. Abbiamo le spalle larghe. Vogliamo essere quella grande forza politica che si assume la responsabilità di guidare la nave in un momento difficile. Lo stiamo facendo da un anno, lo continueremo a fare fino alle elezioni politiche che rivinceremo e lo faremo anche nelle regioni dove siamo al governo, compresa la Sardegna. Ci sono alcuni problemi che vanno risolti, a cominciare dalla continuità territoriale. Io prendo con voi un impegno di andarmi a battere, così come ho fatto per anni a Bruxelles, per far sì che anche e soprattutto a livello europeo si risolva questo problema da ogni punto di vista giuridico ed economico. È una battaglia per l'insularità che abbiamo combattuto e vinto con Raffaele Cicu, con Salvatore Cicu. Negli anni scorsi al Parlamento europeo, ora vogliamo andare avanti, vogliamo continuare, ora ci sono le ZES, dobbiamo guardare anche alle aree interne della Sardegna, aiutando anche dal punto fiscale le aree più complicate dove c'è maggior crisi economica della Sardegna, sviluppando contemporaneamente la costa per permettere a questa isola di poter crescere anche dal punto di vista dell'occupazione. Basta giovani sardi che devono andare a lavorare nel continente o devono andare a lavorare all'estero. Il tema è economico, è il problema dei problemi. Purtroppo oggi l'economia sarda
ancora non riesce a creare una crescita tale da poter ridurre drasticamente l'occupazione. E allora nella prossima legislatura, sia a livello regionale sia a livello nazionale, dobbiamo lavorare per favorire una politica industriale e una politica agricola che permetta a questa regione di continuare a crescere e quindi creare occupazione, riducendo la burocrazia, riducendo la pressione fiscale, permettendo insomma a chi intraprende di poter creare lavoro. Questo è il tema fondamentale per il quale noi prendiamo un impegno di combattere. Io ci metto tutta la mia storia, 30 anni di storia in Europa, per difendere la Sardegna, un impegno che prendo con voi per far sì che questa regione possa essere meglio tutelata anche a Bruxelles. Perché la partita è là, è una partita anche che riguarda la politica ambientale. Noi siamo ambientalisti, vogliamo difendere le bellezze della natura, ma grazie a Dio non abbiamo bisogno di una nuova papessa Greta Thunberg, non abbiamo bisogno del cardinale Timmermans, vogliamo una politica ambientale a misura d'uomo, vogliamo difendere la natura e l'ambiente con l'uomo dentro. Basta politiche dissennate. La sinistra si è dimenticata ormai di difendere i lavoratori. Si preoccupa di minoranze, giustamente, per carità, e si preoccupa di difendere la religione ambientalista, estremista, ideologizzata. Noi ci preoccupiamo di difendere l'ambiente, ma di difendere anche i lavoratori. Noi, con quella politica ambientale che piace alla sinistra, rischiamo di perdere decine di migliaia di posti di lavoro, anche in questa terra. Stamattina ho incontrato gli agricoltori e allevatori sardi che chiedono aiuto. L'impegno che gli ho dato non è di risolvere domani mattina il problema, ma quella di avere un progetto, una strategia per aiutare e per salvare l'agricoltura e gli allevatori della Sardegna. C'è un problema di infrastrutture che noi dobbiamo risolvere, c'è un problema di trasporti, faremo di tutto, abbiamo l'impegno, l'avete ascoltato, del vicepresidente del Consiglio e del ministro dei trasporti Di Matteo, insieme a una grande squadra di centrodestra che da Roma e da Bruxelles si impegna per risolvere i problemi della Sardegna. Ognuno avrà il suo compito. Noi, Forza Italia, siamo il Partito Popolare Europeo nel nostro Paese. Siamo una forza liberale, cristiana, riformista, garantista, europeista. Non ci vengono a dire che il centrodestra è un'organizzazione di estremisti, perché mentono sapendo di mentire, perché il centro della vita politica italiana siamo noi. Sono loro che si sono spostati sempre più a sinistra e anche in Sardegna sono divisi, due candidati. Hanno fatto tante storie, il centrodestra diviso, litigano. Il centrodestra è tutto qua, unito in tutte le sue formazioni, anche con le liste civiche, per sostenere un signore che si chiama Paolo Truzzo. Loro chi sostengono? La signora o il signore? Ancora non l'abbiamo capito. Certamente abbiamo capito... Certamente abbiamo capito che perderanno le elezioni. E come dicono a Roma, non ce vanno sta, per questo parlano, fanno, addio, arrivano i fascisti. Ma io non mi sono ancora visto bene in camicia nera col manganello e il fez che insegue qualcuno per strada e con l'olio di ricino in mano. Noi siamo persone per bene, persone serie che lavorano, che stanno in mezzo alla gente, che si preoccupano di risolvere i problemi. Io vi ho detto cosa siamo pronti a fare per la Sardegna, a cominciare dalla continuità territoriale, a cominciare da uno sviluppo della presenza turistica, la difesa dell'agricoltura nelle aree interne, infrastrutture, anche trasporto ferroviario, per permettere anche a città come Nuoro di poter essere collegate a Cagliari, poter essere collegate con il resto della regione. Non deve neanche esistere una Sardegna isolata e una Sardegna che sta un po' meglio.
tutta la Sardegna ha diritto di stare bene, di essere una grande regione che possa essere all'altezza della sua storia, della grande storia che ha questa regione. E noi vogliamo esserci. Siamo, noi di Forza Italia, una forza concreta. Siamo chiamati a risolvere i problemi. Lo faremo come abbiamo sempre fatto, stiamo abbassando le tasse nel nostro paese, stiamo aiutando le donne a non essere più costrette a scegliere tra essere madre o andare a lavorare. Con l'ultima decisione della nostra manovra economica, oggi le mamme che hanno due figli non pagano i contributi, quindi è una scelta che va nella direzione di aiutare le mamme, e così vogliamo aiutare i giovani a trovare lavoro. Ci preoccupiamo di chi andrà in pensione fra 30 anni o 40 anni, ma ci preoccupiamo anche di chi oggi è in pensione. Non abbiamo mai dimenticato l'impegno e la realizzazione di un uomo che amava la Sardegna come la sua Milano. Quell'uomo si chiamava Silvio Berlusconi. E fino all'ultimo giorno della sua vita ha guardato alla sua Sardegna, la terra che amate, per la quale si è battuto sempre. Aveva preso l'impegno di aumentare di un milione, fino a un milione di lire le pensioni, lo fece. Adesso ci siamo impegnati a portare a 1.000 euro le pensioni minime, lo faremo entro la fine della legislatura. I sardi non hanno bisogno di frasi roboanti, i sardi non hanno bisogno di promesse, noi prima facciamo e poi lo raccontiamo. Non siamo abituati a fare promesse che non siamo in grado di mantenere. Io ho l'onore di guidare una forza politica che assomiglia un po' ai sardi, una forza che parla poco ma che è determinata nel raggiungere gli obiettivi. Siamo un po' come la Brigata Sassari, che alla fine della prima guerra mondiale, dopo Caporetto, l'unico reparto che ripiegò inquadrato cantando con la bandiera davanti, a dimostrazione che c'è un popolo che crede nelle istituzioni, un popolo che va avanti, un popolo che non ha paura di affrontare le difficoltà. Ecco, noi abbiamo l'ambizione di essere un po' come la Brigata Sassari, che è l'onore della Sardegna. E prima di salutarvi voglio ringraziare tutte le ragazze e tutti i ragazzi della Brigata Sassari, lo faccio da Ministro degli Esteri, perché sono un braccio operativo della nostra politica estera. In giro per il mondo non soltanto rendono onore alla Sardegna, ma rendono onore all'Italia intera. A loro che guadagnano 4 soldi dobbiamo dire grazie. A loro che portano la Sardegna nel cuore, ma portano l'Italia nella bandiera, dobbiamo dire bravi. Perché con grande coraggio e con grande determinazione, come durante tutta la vostra storia, avete sempre messo avanti a voi l'interesse della Sardegna e l'interesse dell'Italia. Ecco, noi andiamo a diventare la Brigata Sassari della politica. Grazie a tutti quanti voi. Viva la Sardegna! Viva la Sardegna! Devono stare attenti che arrivano Sosdimonios e poi i signori della sinistra scappano, perché invece sono già scappati. Va bene, a parte gli scherzi. Grazie, 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 grazie. Siamo tanti, ognuno di voi è determinante per vincere le elezioni regionali. Festeggeremo insieme. Ce la mettiamo tutta. Siamo ottimisti, i sondaggi dicono che dicono i nostri avversari, che siamo in testa.
Io sono convinto che quel signore, che Paolo, sarà presidente la prossima settimana, presidente della Regione Sardegna, e saremo tutti qua a festeggiarlo per la continuità del buon governo del centrodestra. Grazie a tutti quanti voi. Ringraziamo il ministro degli esteri e vicepresidente del Consiglio Antonio Tajani. E adesso vi chiediamo di sventolare tutte le bandiere per bene, e poi però durante l'intervento dell'ultimo ospite di questo pomeriggio vi chiediamo di tenerle un po' più basse per i giornalisti che sono dietro e che con le telecamere devono riprendere chi dopo una lunga militanza nelle file della destra italiana sin dalla giovane età è la donna dei record. Già parlamentare, è stata il più giovane ministro della Repubblica, ha messo in sicurezza il patrimonio della destra politica nel mondo istituzionale, formando il partito di cui è leader e conducendo la destra verso risultati mai registrati prima, fino a diventare per merito e capacità la prima donna presidente del Consiglio della storia d'Italia. Signore e signori, sul palco di Paolo Truzzo, presidente Giorgia Meloni! Buonasera a tutti, grazie di essere qui, grazie di questo entusiasmo che abbiamo sentito da dietro le quinte per tutti gli oratori che si sono susseguiti, grazie per queste bandiere che sventolano, grazie per questo entusiasmo che ci restituisce la benzina che ci serve per affrontare quello che affrontiamo ogni giorno nel tentativo di dare a questa nazione l'orgoglio e il valore che merita nel mondo. E ringrazio ovviamente tutti i leader che mi hanno anticipato, ringrazio Matteo, ringrazio Antonio, Maurizio, Lorenzo, Gianfranco, ringrazio Cristian Solinas e il Partito Sardo d'Azione, ringrazio tutte le liste che hanno deciso di accompagnarci in questa avventura di portare Paolo Truzzu alla guida della Regione Sardegna. E voglio ringraziare Paolo per aver accettato di raccogliere questa sfida, e voglio dire a Paolo di non preoccuparsi per il tanto fango che hanno tentato e tenteranno di gettarli addosso. Ci siamo passati tutti, ma io penso che sia sempre una buona notizia, perché dimostra il nervosismo di partiti senza più un'identità, senza proposte da fare, senza risposte da dare, senza più neanche il potere, la gestione del potere che le ha lungamente tenuti in piedi, che dimostrano oggi la loro vera natura di partiti estremisti e rabbiosi che non hanno niente da dire in positivo e possono solo tentare di gettare fango addosso ai loro avversari. E dimostra anche... E l'altra buona notizia è che dimostra anche che non hanno molti argomenti nel merito. E cioè dimostra che sanno anche loro che con l'attuale governo di centrodestra le risposte cominciano ad arrivare e non possono spiegare perché quelle risposte non sono arrivate prima, quando al governo c'erano loro, e allora preferiscono parlare di altro. Però quello che noi stiamo dimostrando è che se lavori con dedizione, se lavori senza condizionamenti, se lavori con coraggio, se lavori senza risparmiarti, i risultati possono arrivare. Allora vorrei con voi, no, raccontare
qualche dato, qualche fatto, qualche numero che sono molto più forti di tutto il fango e di tutte le mistificazioni che si possono tentare di mettere in piedi. Attualmente l'Italia ha il suo record storico di tasso di occupazione, di numero di occupati, di contratti stabili, ed è un tasso di occupazione trainato soprattutto dalla crescita del lavoro femminile. Come ci siamo riusciti? Facile. Abbiamo smesso di spendere i soldi dei cittadini per pagare chi non lavorava e abbiamo pagato di più chi lavorava. Abbiamo smesso di spendere i soldi cittadini per pagare chi non lavorava e abbiamo dato i soldi alle imprese per assumere a tempo indeterminato. E i risultati si vedono nei numeri. Come abbiamo fatto ad aumentare l'occupazione femminile? Facile. Noi abbiamo rifiutato quella vulgata che vorrebbe che una donna deve per forza scegliere tra due diverse forme di realizzazione, cioè quella di poter essere madre e quella di poter avere una carriera, e abbiamo concentrato le risorse sulle madri lavoratrici, perché questa è la vera libertà. La libertà non è farsi chiamare la presidenta, la libertà è non dover rinunciare ai propri desideri, e la stiamo garantendo noi. Attualmente l'Agenzia delle Entrate ha riportato per il 2023 un aumento del gettito di 26 miliardi rispetto all'anno precedente. È entrata più ricchezza nelle casse dello Stato. Come? Anche qui è facile. La ricchezza non la produce lo Stato. La ricchezza la producono le aziende con i loro lavoratori. Se tu metti quelle aziende e quei lavoratori nella condizione di poter creare quella ricchezza, se tu non disturbi chi vuole fare, se tu sei a fianco del mondo produttivo, quel mondo produttivo produce una ricchezza che rientra anche nelle casse dello Stato per essere distribuita e redistribuita, e noi l'abbiamo redistribuita a favore di chi aveva maggiori difficoltà. Cioè quello che in altri tempi avrebbe fatto quella che si chiamava sinistra. Invece la sinistra i soldi li ha dati ai più ricchi, a chi stava meglio. E noi abbiamo aiutato chi era maggiormente in difficoltà. E l'abbiamo fatto mettendo le risorse sui redditi delle famiglie. E anche questo viene certificato. L'OCSE ci dice che c'è stata una diminuzione dei redditi reali delle famiglie nella media dei paesi OCSE per lo 0,2%. Cioè il reddito reale delle famiglie nei paesi OCSE diminuisce dello 0,2%. Ci sono solo due eccezioni. Il Regno Unito, che aumenta dello 0,2%, e l'Italia, che aumenta il reddito delle famiglie, nella quale il reddito delle famiglie aumenta per l'1,4%. Il dato italiano è 7 volte più alto di quello che accade nella media dei paesi OCSE. Perché? Perché noi avevamo poche risorse, ma quelle risorse le abbiamo tutte concentrate sul reddito delle famiglie, con l'aumento dell'assegno unico per i figli, con il taglio del cuneo contributivo per chi lavorava, una misura che vale orientativamente anche 100 euro al mese in più in busta paga, con la detassazione dei premi di produttività, con la detassazione del fringe benefit. Abbiamo concentrato le risorse sui redditi delle famiglie, non li abbiamo spesi per comprare i monopattini, non li abbiamo spesi per i bonus inutili, li abbiamo spesi per la cosa che era più importante fare. E anche qui sono piccoli segnali che danno fiducia ai cittadini e che migliorano l'andamento della nostra economia. Ma vi dico di più, l'Agenzia delle Entrate certifica anche che nel 2023 noi abbiamo avuto il record di recupero nella lotta all'evasione fiscale, con 35 miliardi di euro di recupero alla lotta all'evasione fiscale. Come abbiamo fatto? Non l'abbiamo fatto vessando i cittadini.
Non l'abbiamo fatto con i metodi che venivano usati in passato, quando non si trattava di fare recupero dell'evasione fiscale, ma si trattava piuttosto di fare caccia al gettito, di andare a cercare dei soldi, di creare problemi per forza, come se lo Stato dovesse crearti problemi invece di aiutarti a risolvere. No, noi abbiamo fatto una riforma fiscale che era attesa da 50 anni, che ricostruisce completamente il rapporto tra il fisco e i cittadini, dove il cittadino non è più considerato come un suddito, ma è per l'appunto un cittadino con i suoi diritti e con uno Stato che cerca di andargli incontro, di aiutarlo ad affrontare le sue difficoltà, perché questo è l'unico modo di recuperare in questa nazione un senso nuovo e completamente diverso di comunità. Noi abbiamo avuto uno Stato che era percepito come nemico, uno Stato che era percepito come un problema. Lo Stato non è e non può essere e non deve essere un nemico. Lo Stato è la nostra azienda di famiglia, ma per chiedere ai cittadini di fare del loro meglio per lo Stato, è lo Stato che deve cominciare a dare il buon esempio, è lo Stato che deve essere credibile, è lo Stato che deve essere giusto, altrimenti non può attendersi dai cittadini quello che lo Stato non è in grado di fare. È quello che stiamo cercando di dimostrare. Allora, questo ha aumentato la fiducia, no? Ha aumentato la fiducia delle famiglie, ha aumentato la fiducia degli investitori. Anche qui, guardate, qualche giorno fa si è registrato il record storico di acquisto di titoli di Stato italiani sul mercato estero. Erano disponibili 10 miliardi di BTP, sono arrivate richieste per 155 miliardi. Mentre lo spread, ve lo ricordate lo spread? Quello a sinistra con lo spread. Hanno aspettato che salisse, dai che sale, li mandiamo a casa, ci mettiamo un altro governone tecnico, ci inciusciamo tutti e ci rimettiamo al potere senza il consenso dei cittadini. Non è successo. Lo spread è stabilmente sotto, piace a loro, quindi lo dico perché così è un dato che a loro piace, lo spread è stabilmente sotto i 150 punti. Anche qui, record. Come abbiamo fatto? Abbiamo smesso di buttare i soldi della gente dalla finestra. Come è stato fatto con governi che ci hanno lasciato un'eredità pesantissima che grava su ciascuno di voi. Quando tornano a fare la campagna elettorale qui in Sardegna, quelli che stavano al governo prima di noi, andateglielo a chiedere quanto ci è costato il superbonus, quanto ci è costata la ristrutturazione gratuita prevalentemente delle seconde case, perfino di 6 castelli, ve lo dico io quanto è costata, 140 miliardi di euro. Vuol dire che ogni singolo cittadino di questa nazione ha pagato 2.000 euro di tasca propria per consentire a gente che per lo più se lo poteva permettere di ristrutturare la sua seconda casa. Neanche lo sceriffo di Nottingham ci sarebbe arrivato. Chiedetelo. Ecco, noi abbiamo smesso di fare queste cose qui e siamo risultati per questo credibili. Siamo risultati e risultiamo una nazione seria con un governo serio, perché non andiamo in giro a raccontare alla gente che gratuitamente grazie a noi ti puoi ristrutturare casa gratuitamente. Praticamente la campagna elettorale del Movimento 5 Stelle ci è costata 140 miliardi di euro. Il problema è che non è gratuito. Solo chi fa finta di non conoscere la politica dice che un provvedimento del governo è gratuito, perché quando il governo mette i soldi su qualcosa sono soldi dei cittadini, e quando li mette da una parte li toglie da un'altra, e i soldi che vengono spesi per una iniziativa di qualsiasi genere sono soldi che mancheranno da un'altra parte. Fratelli d'Italia ha presentato l'altro giorno un ordine del giorno in Parlamento, un'iniziativa che io condivido molto, per chiedere che si impedisca di dire nei provvedimenti dello Stato che qualcosa è gratuito e di specificare che viene pagato con i soldi dei cittadini. La sinistra ha votato contro, perché altrimenti loro non sanno come fare la campagna elettorale. Allora noi abbiamo detto basta a tutto questo, abbiamo concentrato le nostre
risorse su poche priorità che erano priorità, abbiamo raccontato la nostra visione. Oggi l'Italia non è più la nazione, diciamo, no, sempre guardata un po' dall'alto in basso, la nazione fanalino di coda, quella che è sempre sotto esame. È una nazione rispettata, è una nazione sulla quale vale la pena investire i propri risparmi. È il risultato delle nostre scelte economiche, guardate, ma non solo. È anche il risultato della compattezza della nostra maggioranza. Perché al di là, insomma, di quelli che tra l'opposizione e certi grandi giornaloni, no, ogni giorno parlano del fatto che noi litighiamo, ma adesso il governo cade, adesso sta per cadere, sta per cadere, poi si svegliano tutti i giorni. Però al di là, tutti sudati, al di là di questo, la verità è che lo sanno anche loro che questo governo, lo sanno anche loro che questo governo durerà 5 anni. E voi anche 10, vabbè, finimone prima giorno per giorno, mia cara, giorno per giorno. Lo sanno anche loro e lo vedete voi stasera. Possono scrivere quello che vogliono. Noi non stiamo insieme per costrizione. Noi stiamo insieme da 30 anni. Siamo insieme per scelta. Siamo insieme perché la nostra visione è compatibile. Siamo insieme perché abbiamo un progetto da realizzare. Noi non veniamo qui in Sardegna a fare l'esperimento del campo largo. Ma che è? Cos'è? Campo largo rispetto a... so, campo da calcio, non so. L'esperimento del campo largo. Io non penso che i cittadini della Sardegna meritino di essere utilizzati come cavie da laboratorio di un esperimento nato nei palazzi del potere che tenta di mettere insieme gente che a Roma manco si saluta e per la verità non si saluta neanche in Sardegna, ma per il gusto disperato di tornare al potere si rimette insieme e fa finta di volersi bene, vi prego. I cittadini sono più intelligenti di così. La vendono come una cosa nuova, il campo largo, che ci possiamo inventare? Il campo largo, ma il Conte 2, cioè l'abbiamo già visto questo campo largo. E quando tu metti insieme gente che non ha molto da dirsi e che non ha una visione comune, che non ha un progetto comune, che si e non si sopporta, i risultati sono esattamente quelli che abbiamo visto col governo Conte 2. Hai voglia a tentare di fare gli esperimenti? Non è il nostro caso. Il nostro caso è quello di una comunità, di una famiglia affiatata. Poi sì, ci sono le specificità, ognuno ha le sue, ogni tanto discutiamo anche. Ma il metro della compattezza di una maggioranza si vede dalla velocità con la quale il governo procede. E in questo anno noi abbiamo fatto moltissimo, perché non c'è difficoltà a trovare tra di noi le sintesi. E allora vedete, anche qua, io voglio dire un'altra cosa, no? Perché ho sentito dire un sacco di cose su Paolo Truzzu in queste settimane, ho letto, insomma, no? E mi ha fatto ridere che qualcuno diceva: Paolo Truzzu è stato candidato alla presidenza della regione Sardegna perché è un amichetto della Meloni. Ora, io capisco che chi obiettivamente ha campato così, cioè ha vissuto così, cioè chi quando è stato al governo ha sempre preferito piazzare i propri amichetti anche in barba a gente che era più meritevole e che magari non era abbastanza organica, tende a giudicare gli altri col metodo dei suoi comportamenti, ma dalle parti nostre non funziona esattamente così. Io conosco Paolo Truzzu da 20 anni e lo conosco da 20 anni perché Paolo Truzzu è un ragazzo nato e cresciuto nella militanza politica. È un ragazzo che ha cominciato a fare politica non quando è diventato parlamentare, perché è facile appassionarsi alla politica quando già si prende lo stipendio da parlamentari. Molto più difficile appassionarti alla politica quando la politica ti toglie molto più di quello che ti dà. Quando fare politica, fare per quello in cui credi, ti toglie qualcosa, ti toglie tempo per lo studio, ti toglie tempo per quello che ameresti fare. È la nostra cifra.
Certo che conosco Paolo Truzzo da 20 anni, ne vado fiera, ma non perché ci andavo in discoteca o a mangiare fuori insieme, come magari qualcuno di quelli che sono stati piazzati durante i governi di sinistra, no, lo conosco da 20 anni perché sono 20 anni che fa politica, perché si è fatto tutta la trafila e io voglio gente che sappia di che cosa sta parlando, perché li abbiamo visti gli improvvisati, hai voglia se non li abbiamo visti. Però dicevo, è anche l'effetto, no, della coesione della maggioranza, della solidità della maggioranza. E qui c'è un'altra grande sfida che noi stiamo portando avanti, perché vedete, noi ci stiamo accorgendo con questo governo quanto sia cambiata, no, la percezione dell'Italia all'estero, piuttosto che, per carità, il governo fa bene il suo lavoro, ma l'elemento della stabilità fa la differenza. Perché quando un governo è forte, quando è coeso, quando è solido, quando torna il primato della politica, intanto è più facile riuscire a stringere accordi internazionali che ti portano ricchezza, che ti portano investimenti. Intanto è più facile tenere la barra dritta e la testa alta di fronte alle grandi concentrazioni economiche, per fare gli interessi della nazione e non gli interessi della singola concentrazione economica, differentemente da quello che spesso è accaduto in passato, perché riesce a far meglio lavorare la burocrazia. La politica ferma, coraggiosa, decisa e stabile fa la differenza su tutto. E il punto è, qualcuno dice che la riforma costituzionale non sia una priorità, ciò dice la sinistra, che vuol dire che lo è. Ma perché io penso che lo sia? Questo è un governo che durerà 5 anni e non è una riforma che stiamo facendo per noi. Ma che succede dopo? Che succede dopo? Io non voglio vedere l'Italia tornare nella palude della sua incertezza, nella palude della sua inaffidabilità, in quello che noi abbiamo conosciuto negli scorsi anni. Voglio un governo forte, chiunque lo governi, purché sia scelto dai cittadini. Ed è questo che sta creando tanti problemi, perché noi abbiamo fatto una riforma facile, abbiamo fatto una riforma facile che dice: il capo del governo è eletto direttamente dai cittadini e quando viene eletto, perché scelto direttamente dai cittadini, deve avere 5 anni per terminare il suo mandato. Noi abbiamo scritto con 4 semplici parole nella riforma costituzionale, in pratica, basta ribaltoni, basta inciuci, basta governi tecnici, basta trasformismo. La politica viene scelta dai cittadini per fare il suo lavoro e giudicata dai cittadini. Non sottovalutate quello che accadrà, perché una riforma del genere è un problema serio per un sacco di gente che senza avere un voto ha dato le carte in questi decenni. Faranno di tutto per fermare questa riforma, ma alla fine arriverà da voi, in un referendum confermativo, in cui saranno gli italiani a dirci che cosa pensano, tra la possibilità che siano loro a scegliere, come accade qui nella regione Sardegna, direttamente da chi farsi rappresentare, piuttosto che continuare a farlo fare ai partiti dentro al palazzo, che costruiscono governi che nessuno ha scelto per programmi che nessuno ha votato. Ce lo direte voi, e io sono certa che l'Italia sappia da che parte stare. Dicevo, chiaramente, dalla mia, grazie amore, ti voglio bene. Io penso davvero che se noi riusciamo a fare una riforma del genere, lo dico scherzando, poi posso smettere di fare questo lavoro, no? Nel senso che questo lo decide, guarda, ricordatevi, questo lo decidete sempre solo voi. Questo lo decidete sempre solo voi, finché ci siete voi io ci sono. Quando non ci sarete più voi nessuno mi dovrà chiedere di farmi da parte. Nessuno. Io faccio i sacrifici che faccio solo fin quando ci siete voi. Del resto non mi interessa niente, possono attaccarmi quanto vogliono, se ci siete voi. Però dicevo, mi piacerebbe davvero lasciare come eredità a questa nazione la credibilità che troppo spesso le è mancata, la serietà che troppo spesso le è mancata, l'orgoglio che troppo spesso le è mancato. E passa da questo, rimettere il boccino in mano ai suoi cittadini, che scelgono sempre meglio di tutti. E si vede, no, quello che cambia quando c'è una politica che si fa ascoltare, una politica
credibile, no? Oggi l'Italia è una nazione ascoltata. Come pensate che abbiamo, per esempio, ribaltato il racconto che c'era in Europa sul tema dell'immigrazione irregolare? Quando siamo arrivati noi si parlava in Europa solo di come far entrare tutti, redistribuirli, che poi voleva dire li lasciamo tutti in Italia. Dopo un anno che noi siamo al governo, oggi se voi guardate quali sono i documenti europei, si parla solo di dimensione esterna, che vuol dire lavorare in Africa, di lotta ai trafficanti e di rimpatri. Si poteva fare anche prima, forse qualcuno non ha mai posto il problema, che è il mio dubbio, ma in ogni caso lo fa una politica che è capace di dare risposte che sono ragionevoli. E dobbiamo continuare su questo lavoro, certo, sull'immigrazione è uno di quei temi sui quali io lavoro quotidianamente, perché è un po' come, no, svuotare il mare con un cucchiaino, però piano piano anche lì qualche risultato arriva. E dopo che abbiamo cambiato il paradigma dell'Unione Europea, dopo che abbiamo fatto mettere le risorse per gli investimenti in Africa, per fermare le partenze in Africa, dopo che abbiamo avviato l'accordo creativo, innovativo con l'Albania, il piano Mattei per l'Africa, abbiamo organizzato una conferenza, c'erano 47 paesi africani, la maggior parte a livello di capi di Stato e di governo, qualcosa cambia. Quello che cambia, lo dico, voglio dire, in punta di piedi, è che nelle prime settimane di quest'anno gli sbarchi sono più che dimezzati rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Vuol dire che quando tu lavori con costanza e determinazione su qualcosa, ma su soluzioni strutturali, piano piano quei risultati arrivano. Non devi avere l'ansia del consenso subito, no? Non con i provvedimenti che non risolvono e che sono una pezza, una botta di comunicazione. Noi abbiamo scelto di lavorare per una soluzione strutturale e io vi prometto che vi porterò quella soluzione strutturale prima della fine del mio mandato, costi quel che costa. E guardate, il tema di, per esempio, il lavoro che noi stiamo facendo per riportare l'Italia al centro del Mediterraneo, perdonatemi se parlo di strategia, ma all'Italia è mancata la strategia in questi anni, no? Noi stiamo cercando di riconcentrare l'Italia sul Mediterraneo, perché l'Italia ha storicamente, naturalmente un ruolo, diciamo così, da protagonista nel bacino del Mediterraneo, che è il luogo dove si incontrano i due grandi ambiti del commercio marittimo mondiale, che sono l'Indo-Pacifico e l'Atlantico. Noi stiamo perfettamente in mezzo, ci stiamo con una nazione che è una piattaforma in mezzo al Mediterraneo, ci stiamo con le isole, ci stiamo con 8 chilometri di costa, ci stiamo praticamente con una cosa che ci ha regalato nostro Signore, per la quale lo ringrazieremo sempre, che noi non abbiamo minimamente considerato. La grande infrastruttura del mare, che è un'infrastruttura straordinaria per una nazione come la nostra, noi abbiamo fatto finta di essere la Svizzera, di non avercelo proprio. È la ragione per la quale abbiamo dato vita a un Ministero del Mare, è la ragione per la quale abbiamo varato il piano del mare, cioè noi vogliamo utilizzare la grandissima infrastruttura del mare per portare centralità e ricchezza in Italia, mettendo insieme tutte le filiere che operano attorno al tema del mare, che va dalla cantieristica fino alla pesca passando per il turismo. Vuol dire ricchezza, vuol dire avere una strategia, che è esattamente quello che ci è mancato. E lo dico perché penso che abbia ragione Paolo Truzzu quando si dice che la Sardegna si può candidare a diventare il ponte tra Nord Africa e Centro Nord Europa attraverso i porti dell'isola, a partire chiaramente proprio dal porto di Cagliari, con le iniziative già intraprese di traffici marittimi tra Cagliari, Tunisia, Algeria. E io sono pronta a sostenere anche la sua idea di portare qui in Sardegna un'università dedicata proprio al Mediterraneo, un luogo dello scambio, della formazione tra le classi dirigenti dei tre continenti che si affacciano sul Mediterraneo. Vuol dire dare centralità a un'isola come questa. E siccome penso in grande, c'è un altro progetto sul quale noi stiamo dedicando molte energie, che è quella di portare come sede dell'Einstein Telescope, di portare la sede dell'Einstein Telescope alle ex miniere di Sosenatos. Sapete che vuol dire? Vuol dire portare l'occhio dell'Europa sul cosmo al centro della Sardegna. Vuol dire portare posti di lavoro, vuol dire portare i migliori ricercatori a livello mondiale, vuol dire portare qui l'innovazione.
Un miliardo di investimento c'è su questo progetto che mette al centro la Sardegna, perché sì, siamo abituati a pensare in grande, ma ovviamente per fare tutto questo servono le infrastrutture di base. E anche qui un grande lavoro che questo governo sta facendo. Infrastrutture di base, investimenti per una regione come questa, il lavoro che stiamo facendo in generale per il Mezzogiorno d'Italia, perché vedete, ci sono due modi per combattere la disparità tra il nord e il sud. C'è il reddito di cittadinanza e ci sono le infrastrutture di cittadinanza. Il reddito di cittadinanza è la risposta che hanno dato quelli che a questi territori volevano dire: guarda, non posso migliorare la tua condizione, posso mantenerti nella tua marginalità. Le infrastrutture di cittadinanza sono la risposta che dà chi in questi territori crede e dice: guarda, posso e devo migliorare la tua condizione e tu non devi chiedermi di essere mantenuto nella tua condizione di marginalità, tu devi chiedermi di poter competere ad armi pari con gli altri territori, con gli investimenti che servono per consentirti di dimostrare il valore che hai. Lo abbiamo fatto con la ZES unica del Mezzogiorno. Provvedimento che nessun governo era riuscito ad attivare. In tutte le regioni del Mezzogiorno, Sardegna compresa, chiunque investirà avrà incentivi e semplificazioni importantissime. Vuol dire combattere il divario e rendere l'investimento in territori come questi vantaggioso, esattamente come negli altri territori. Lo abbiamo fatto con i fondi di coesione che abbiamo completamente riorganizzato, perché certo i soldi non ci stanno in Italia e non ci sono, però se poi quando ci sono non li spendiamo, oggettivamente è un problema. Non un euro deve tornare indietro dei soldi che l'Italia e l'Europa mettono a disposizione. Anche questo ha fatto arrabbiare qualche governatore, perché evidentemente insomma bisogna fare un po' di casino per non far capire la verità, ma chi se ne frega sinceramente, noi dobbiamo fare quello che è bene per i cittadini, no? Poi dicessero che sono, vabbè, a volte. Lo abbiamo fatto con il PNRR, anche qui, ma ve lo ricordate, il PNRR? Il governo Meloni ci farà perdere i soldi del PNRR, speriamo che ci fa perdere i soldi del PNRR. Oddio, volete rivedere il PNRR, ci farete perdere i soldi del PNRR, sto mantra, no? Ok, quello che è accaduto è un tantino diverso. Quello che è accaduto è che nel 2023 noi abbiamo completato gli obiettivi della terza rata, portato a casa la terza rata, completato gli obiettivi della quarta rata, portato a casa la quarta rata, prima nazione europea a presentare gli obiettivi della quinta rata, e mentre facevamo tutto questo abbiamo pure rivisto il PNRR. Si poteva fare, e nella revisione del PNRR che cosa abbiamo fatto? Abbiamo liberato delle risorse su provvedimenti che non erano prioritari o che in ogni caso non sarebbe stato facile realizzare, e l'abbiamo messo quelle risorse sulle cose che ritenevamo essere prioritarie. Abbiamo messo 12 miliardi di euro sulle imprese per aiutare il nostro sistema produttivo a crescere, ad assumere, a creare lavoro. Abbiamo messo i soldi sulle infrastrutture energetiche fondamentali, la dorsale del gas. La dorsale anche qui bloccata dai soliti noti. Servono le infrastrutture energetiche. Ho pronto il DPR per sbloccare la dorsale del gas, perché anche qui servono le infrastrutture. Abbiamo messo le risorse sulla sanità, altre risorse sulla sanità, pure lì noi i soldi sulla sanità, polemiche oggettivamente strumentali, perché certo che nella sanità si può, si deve fare molto di più, però rimane che oggi, quest'anno, noi con la legge di bilancio, nonostante la situazione drammatica nella quale ci troviamo, portiamo il fondo sulla sanità al suo massimo storico, e con il PNRR ci mettiamo altri soldi sopra. L'agricoltura, perché signori, io non ho avuto bisogno di aspettare che ci fossero i trattori in piazza per sapere che l'agricoltura aveva un problema. Lo sappiamo così bene, lo sappiamo talmente dall'inizio, che ci abbiamo lavorato dall'inizio di questo governo.
Certo che è una situazione difficile, con una congiuntura internazionale che è molto complessa, con i costi di produzione che aumentano, i prezzi alla vendita che diminuiscono, e su una congiuntura così complessa le politiche deliranti di una sinistra ideologica, soprattutto a livello europeo, hanno impattato come un detonatore. Ma chi pensa di poter difendere l'ambiente contro gli agricoltori e non con gli agricoltori semplicemente non sa di che cosa sta parlando. Non abbiamo paura, come qualcuno dice, della transizione. Voi avete paura, l'altra volta uno in Parlamento mi ha detto: voi avete paura della transizione ecologica. No, noi abbiamo paura della transizione ideologica, noi abbiamo paura dei deliri, delle cose che non hanno senso e che ci portano alla desertificazione del nostro sistema produttivo senza neanche difendere l'ambiente, perché la sostenibilità ambientale deve viaggiare di pari passo con la sostenibilità economica e sociale se vogliamo essere utili alla nostra nazione e al nostro ambiente. E allora il governo ha aumentato le risorse a disposizione degli agricoltori. Lo abbiamo fatto con il fondo contro le emergenze climatiche, l'abbiamo fatto con il fondo da 800 milioni per l'acquisto dei macchinari, lo abbiamo fatto rinnovando il sostegno sul gasolio agricolo, che è la principale questione per la quale alcuni agricoltori manifestano in altre nazioni europee. Lo abbiamo fatto aumentando le risorse del PNRR da 5 a 8 miliardi di euro e siamo sempre disponibili a parlare di questo tema. Siamo sempre disponibili a parlare di questo tema perché noi difendiamo l'agricoltura, la difendiamo come attività tradizionale, come attività produttiva, come attività che produce cibo d'eccellenza, e l'abbiamo difesa, primo paese al mondo, anche vietando la produzione, la commercializzazione del cibo sintetico. E anche lì le solite lobby con la sinistra che gli va sempre dietro hanno detto: oh, rimarremo isolati al mondo. Oggi ci sono in Europa 14 nazioni europee che sostengono la nostra stessa tesi, e l'Italia è stata la nazione capofila, perché quando dici cose sensate e quando hai un po' di coraggio è possibile che gli altri ti seguano. Se invece il massimo della tua politica estera è vediamo che fanno gli altri e accodiamoci, beh, decisamente non è la politica estera mia e non è la politica estera degna di una nazione come l'Italia. Quindi abbiamo fatto tutto questo. Chiaramente l'altra sfida che abbiamo di fronte, è già stato detto negli interventi che mi hanno preceduto, è dare attuazione concreta al principio di insularità, che è stato finalmente inserito in Costituzione anche grazie, voglio dire, a una storica battaglia di Fratelli d'Italia. Significa ovviamente risolvere soprattutto il problema della continuità territoriale, se necessario andando insieme in Europa a proporre le modifiche normative che sono necessarie a garantire a questi cittadini gli stessi diritti che hanno gli altri e a garantire anche agli operatori un quadro di norme che sia chiaro e virtuoso. Anche questo faremo. Questi sono i nostri programmi. Devo concludere, mi stanno facendo dei gesti inenarrabili, ho un volo che devo riprendere. Vi faccio viaggiare, esatto, vi faccio viaggiare. Ci lavoriamo insieme. E sono certa che anche qui porteremo a casa i nostri risultati. Allora, signori, ho cercato di fare una sintesi, no, del lavoro che abbiamo fatto, del lavoro che stiamo facendo, della nostra visione, dei nostri programmi, delle nostre idee. Ora sta a voi. Certo, anche gli altri hanno i loro programmi, hanno le loro proposte, hanno le loro idee. Ho letto un'illuminante intervista della candidata presidente del Campo Largo. Gli hanno chiesto: ma perché uno dovrebbe scegliere lei e non Paolo Truzzu? Per l'antifascismo. Bene, bene. Programma concreto, articolato, innovativo. Bene, bene. Che vi devo dire, signori? Fate voi. Viva l'Italia, viva la Sardegna, viva Paolo Truzzu, viva il centrodestra unito, grazie!
la più bella immagine con la quale possiamo lasciarvi e ricordarvi che domenica 25 si vota Paolo Truzzu presidente. Grazie per essere stati con noi, alla prossima e buon voto. A mano ti accorgi che il vento ti soffia sul viso e ti ruba un sorriso, la bella stagione che sta per finire ti soffia sul cuore e ti ruba l'amore. A mano si scioglie nel pianto quel dolce ricordo sbiadito dal tempo di quando vivevi con me in una stanza. Non c'erano soldi ma tanta speranza, e a mano mi perdi e ti perdo, e quello che sta mi sembra più assurdo di quando la notte eri sempre più vera. E non come adesso, nei sabato sera, ma dammi la mano e torna vicino, può nascere un fiore nel nostro giardino, che neanche l'inverno potrà mai gelare, può crescere un fiore da questo mio amore per te. Lo stesso sorriso.